Buongiorno, grazie Andrea, grazie al dottor Borelli. Cercherò di parlare, nonostante il raffreddore, cercherò di parlare con una voce chiara, cosa che ogni tanto non mi riesce. Saluto tutti i presenti, saluto tutte le persone anche da casa, chi ci guarderà in differita, come spesso capita, grazie alla diffusione, tramite il sito, il canale YouTube. Grazie a tutte le persone che ci sono, immagino che il clima sia inclemente, lo è anche qui, insomma, la lezione di gennaio è sempre un po' faticosa, però a me, mi sembrava importante esserci, anche se non posso essere con voi. Ringrazio naturalmente la sede delle API regionali che ci ospita, ci dà la possibilità di essere con voi fisicamente, sicché sono online. È molto importante questa cosa per un fatto di qualità della formazione. E sempre a proposito di qualità della formazione, mi sembra importante sottolineare ancora una volta la presenza del dottor Borelli oggi, perché alcune delle lezioni che abbiamo voluto quest'anno hanno un po' questo intento di riportarci un po'. Non solo sulle questioni tecniche degli argomenti, sentivo che prima parlavate di intelligenza artificiale, questo genere di lezioni che pure facciamo sono importanti perché ci portano nel presente e nel futuro, ma in un corso di formazione è anche importante ogni tanto il lavoro culturale, possibilmente quello che si riferisce ad alcuni termini in particolare. È già successo quest'anno con la lezione del dottor Scacciavillani. Mi fa piacere farlo oggi a proposito del tema della meritocrazia, questa religione, diciamo così, poi io personalmente credo abbastanza nel fatto che ci sia bisogno di lavorare sia dal punto di vista culturale ma anche professionale con merito e puntando molto su quello che le persone possono dare in più. Ma questo rischia di diventare più che altro diciamo, un argomento contro le persone. E a questo proposito, sempre in materia di termini, di terminologia, di concetti, perché poi il nostro, come sapete, è un corso di formazione della politica, mi sembrava opportuno oggi riallacciarmi proprio a proposito della meritocrazia ad un altro termine che mi veniva in mente, che mi viene in mente oggi è il termine trasformismo. Perché? Dunque, c'è una valenza politica della meritocrazia? Probabilmente sì, e probabilmente ricade nella questione del trasformismo, in quanto ho l'impressione sgradevole, se noi andiamo a prendere la definizione di trasformismo, ad esempio, che c'è sull'Enciclopedia Treccani. A un certo punto parla del trasformismo come prassi di ricorrere, invece che al corretto confronto parlamentare, a manovre di corridoio, a compromessi, a clientelismi, senza più alcuna coerenza ideologica con la propria linea. Allora, io ho la brutta sensazione che siamo in un periodo in cui il trasformismo di governo sia piuttosto forte, mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma mi pare evidente che sia questo il frangente. Allora anche o soprattutto forse intorno alla questione della meritocrazia mi pare che si faccia dal punto di vista culturale una questione un po', diciamo, di trasformismo, un'opera di trasformismo, in quanto si traduce quello che io pensavo per l'appunto, come della merito come motore per lo sviluppo del paese, si traduce in realtà in una nuova tagliola che serve a privilegiare alcuni e a penalizzare altri, solitamente quelli meno dotati o quelle meno dotate di strumenti materiali per emergere con merito. Ecco, questo mi sembra che possa essere modestamente, una chiave di lettura che spiega anche bene l'importanza di affrontare argomenti come quello di oggi, proprio in chiave politica, in chiave di formazione politica, anche di prassi politica. Naturalmente spero che le cose migliorino, però
Perdonate un brevissimo accenno proprio politico, ma insomma, la cosa più disorientante oggi forse è la sensazione di non avere una dinamica anche di rivalità chiara. Cioè, mi pare un'ampia prassi accomodante che concede in maniera clientelare a questo, a questo, a quest'altro. E poi naturalmente le stesse persone, le stesse forze politiche parlano di merito, di migliori, eccetera, eccetera. Allora, spero che la lezione di oggi, grazie al dottor Boarelli, che presento brevemente, dottor Boarelli è uno storico, il cui il campo di ricerca privilegiato è quello dell'Italia contemporanea e che ha fatto un notevole lavoro culturale proprio sulla meritocrazia, con una monografia, diversi interventi. Di ricerca storica, un buon lavoro dal punto di vista semantico. Segnaliamo anche tramite la nostra presentazione sul sito la questione della microstoria, sulla quale magari ci potrà dire anche qualcosa. E proprio grazie a persone come il dottor Borelli, in grado di ricondurre un po' i termini all'attualità, possiamo, ecco, penso, fare un buon lavoro. Per voi, ma per tutte le persone che poi usufruiscono del nostro corso, senza venire in presenza, come invece naturalmente preferiremo. Grazie, buona lezione. Io continuerò a essere collegato naturalmente, ma lascio la parola ad Andrea Rinaldo, dottor Borelli. Grazie, grazie Luca, grazie per questo piccolo cappello introduttivo dell'incontro di stamattina. Dunque, io sono particolarmente contento di avere la possibilità questa mattina con voi, che ringrazio ancora di essere venuti nonostante la gelida mattinata, a parlare di una questione che a mio parere è davvero molto importante, che è quella del merito e della sua derivata, la meritocrazia, attraverso questo testo, il testo del dottor Boarelli, di Mauro Boarelli, contro l'ideologia del merito. Quindi il titolo è già piuttosto, come dire, assertivo. Io vi invito a comprarlo, questo testo, a leggerlo se voi vorrete, è un tascabile, quindi è molto agile, si legge anche piuttosto velocemente. Noi come circolo, tra l'altro, su questa tematica ci siamo cimentati non a partire, come dire, da un dato di contingenza. Forse molti di voi sapranno che il Ministero dell'Istruzione è stato la titolazione del Ministero dell'Istruzione è stata recentemente cambiata, infatti si chiama adesso Ministero dell'Istruzione e del Merito. A dimostrazione del fatto che attorno a questo concetto c'è dell'interesse anche all'attualità. Noi, diciamo, come circolo ce l'avevamo anche un po' più, come dire, datato nel tempo. Siamo riusciti in questa fase ad avere la possibilità, attraverso il nostro relatore di stamattina, di approfondire la tematica. Facciamolo. Ad esergo di questa breve introduzione, allora voi avete visto che c'è un'introduzione un po' più estesa che ho predisposto come al solito, no? Per chi di voi magari vorrà approfondire le tematiche, magari con un livello di densità maggiore. Scritta, la trovate lì, la trovano online anche le persone che sono collegate con noi stamattina. Allora io da questa introduzione estrarrò, diciamo, dei passaggi che a mio parere possono essere tra i più interessanti, tra i più densi, per aggiungere, diciamo, materia per il dibattito, perché la parte importante davvero del nostro incontro di questa mattina è sentire il nostro relatore e dibattere con lui. Dico solo una breve chiosa per dire un po' da che parte sto, mi pare che sia anche necessario farlo, no? E beh, io insomma, più che
dalla parte dei meritocratici, io sto un po' dalla parte dei meritocritici, no? Quindi perché questo termine è un po' ambivalente, merito e poi soprattutto la sua derivata meritocrazia. Per entrare proprio, per mettere come dire, i piedi nel piatto, no? Della materia, secondo me la cosa forse più essenziale e più interessante, che è una sintesi, a mio parere, efficace del tema che stiamo trattando e che trovate peraltro riportata nel testo di Boarelli, sono alcune affermazioni che ha fatto Papa Francesco in occasione di un incontro con i lavoratori dell'Ilva di Genova qualche anno fa, credo nel 2017. Allora, sentite le parole di Papa Francesco. Un altro valore che in realtà è un disvalore è la tanto osannata meritocrazia. La meritocrazia affascina molto perché usa una parola bella, il merito. Ma siccome la strumentalizza e la usa in modo ideologico, la snatura e perverte. La meritocrazia, al di là della buona fede di tanti che la invocano, sta diventando una legittimazione alla disuguaglianza. Il nuovo capitalismo, tramite la meritocrazia, dà una veste morale alla disuguaglianza, perché interpreta i talenti delle persone non come un dono. Il talento non è un dono, secondo questa interpretazione, è un merito, determinando un sistema di vantaggi e svantaggi cumulativi. Queste sono le parole di Papa Francesco. Invece le parole di Mauro Boarelli sono quelle che il merito è una ideologia dalla quale bisogna opporsi. Che la locuzione merito sia suggestiva e innegabile, è entrata molto, direi, abbondantemente nel dibattito pubblico, lo dicevamo prima, perché è suggestiva e affascinante perché alcuni vedono appunto in questa dinamica, nella dinamica del merito, una modalità per migliorare la vita di molte persone, cioè di quelle appunto meritevoli, cancellando magari posizioni di favore, clientele, ma anche negando però, e questo è uno dei nodi sui quali magari stamattina dovremo dibattere, le condizioni di partenza, perché non tutti, diciamo, in questa ipotetica, anche se l'esempio non mi piace molto, no, in questa ipotetica corsa in cui potremmo immaginare che sia la nostra vita, partono però dalle stesse posizioni di partenza. Tra l'altro, nella ideologia o comunque nel paradigma del merito, l'assioma che secondo me è portante di questa modalità interpretativa della vita è che gli uomini non sono tutti uguali e che quindi i migliori, ai migliori, diciamo, debbano essere attribuite condizioni qualitativamente proporzionate alle loro qualità. Si divide così il corpo sociale in due, diciamo, macro aree, diciamo così, da una parte i meritevoli, e si suppone pochi, perché come in tutte le corse, chi vince la corsa o chi arriva secondo o terzo, sono appunto poche persone, magari tre, e degli altri cosa ne facciamo? Quindi c'è una grande compagine che in questa ipotetica competizione della vita rimarrebbe esclusa da criteri meritocratici. Una, diciamo, questione che secondo me supporta molto questo paradigma interpretativo della vita associata, sociale, delle persone, soprattutto nelle nazioni però economicamente sviluppate, è della giustezza di questo paradigma, perché i non meritevoli, cioè coloro che non ce la fanno, se accettano quella condizione, in qualche modo la legittimano e quindi ne sostengono il paradigma. Cioè, io ho provato a competere, diciamo, nella vita, non ci sono riuscito, pazienza, la colpa è, diciamo, soggettiva.
Poi spesso questa condizione si associa anche a quella magari di tanti dipendenti, no, nel mondo del lavoro che non si sentono molto apprezzati per l'apporto della loro, diciamo, per il loro apporto lavorativo. Poi l'industrializzazione necessita di, mettiamola così, di un neoproletariato che scarsamente ha dei percorsi di carriera che possono essere significativi nella vita di queste persone, così come anche la terziarizzazione del mondo del lavoro, che è un fenomeno che abbiamo tutti noi sotto gli occhi. Impiega un numero rilevante di persone, magari in professioni impiegatizie, che anche da questo punto di vista non hanno possibilità enormi di carriera durante la loro vita. Se andiamo a analizzare, per esempio, le due generazioni, diciamo così, giovani o ex giovani che vengono definite con alcune locuzioni millennial e la cosiddetta generazione Z, no? Gli ex giovani, ma non diciamo quelli un po' più indietro, i baby boomer come noi. Ebbene, se andiamo a analizzare quelle due compagini lì, potremmo constatare che sono state, diciamo, generazioni che hanno vissuto davvero la competizione, soprattutto nel mondo del lavoro, come un dato, come dire, di contesto. Il risultato è stato che quel tipo, quella, diciamo, compagine sociale in questa fase si trova per la maggioranza ad avere condizioni di lavoro o condizioni di affermazione professionale che sono addirittura inferiori a quelle dei loro genitori. E questo fatto, dovrebbe farci riflettere, diciamo, sulla efficacia appunto di questo paradigma competitivo e meritocratico. Nel testo di Mauro Boarelli poi si fa riferimento ad alcune locuzioni, ad alcuni termini molto particolari sui quali è opportuno che noi concentriamo la nostra attenzione anche per capirne il significato. Uno di questi, per esempio, è capitale umano. Tra l'altro sono quasi tutti termini che sono mutuati dal linguaggio economico e in alcuni casi anche da termini anglofoni. Questo sta a dire come, diciamo, questa mentalità, questo modello è una derivazione sostanzialmente degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra, provengono da lì, diciamo, no? Queste modalità interpretative della nostra realtà sociale. Allora, per riconcentrarci sulla prima locuzione, vi dicevo, capitale umano, ebbene, questo esce, diciamo, proprio da una scuola economica che, se non ricordo male, fa riferimento a quella di Chicago. Siamo intorno agli anni 50 del secolo scorso. Altra locuzione interessante da affrontare e da capire stamattina è quella di competenze, un'altra parola che o locuzione che definirei piuttosto fumosa. Le competenze sarebbero quelle capacità di mobilitare risorse individuali ed esterne per affrontare situazioni sfidanti. Allora, queste, diciamo, queste piste, no, di riferimento tratte dall'economia hanno già invaso molti campi del nostro vivere associato, tra l'altro anche i livelli istituzionali. Mauro Boarelli fa riferimento nel suo testo al fatto che, per esempio, anche l'Unione Europea, no, abbia sussunto questi paradigmi già a partire, quindi non è una cosa recente, dalla metà degli anni 90 del secolo scorso. Dice Boarelli, e lo traggo dal testo che stiamo analizzando stamattina: tutto in definitiva dipende dall'individuo, dalle sue capacità, dal suo atteggiamento positivo. Coloro che non avranno successo nella vita saranno gli unici responsabili del loro fallimento. Ecco tutto, diciamo, la responsabilità in qualche modo attribuita al singolo, alla sua azione individuale.
Un'altra, diciamo, parte piuttosto corposa contenuta in questo testo è un approfondimento di queste tematiche con riferimento al mondo della scuola, al mondo della formazione. Allora, la scuola, secondo la visione del nostro autore qui con noi stamattina, ha in sostanza come dire, adottato questo approccio didattico per competenze, rinunciando però ad un sapere critico che non è che sia finalizzato a incidere sulla realtà, ma che non sia finalistico magari esclusivamente per esercitare un determinato lavoro o una determinata professione. E allora nell'universo delle competenze, delle skill, no? Perché dopo si usano anche questi termini inglesi, nell'universo delle competenze, nel mondo dell'istruzione, ci sono degli strumenti appropriati, si presuppone oggettivi, che servono per misurare, no? Queste competenze. Ecco allora l'utilizzazione massiccia nel mondo della scuola, ma non soltanto, anche ormai in altri ambiti, persino quindi anche nel mondo del lavoro, l'utilizzazione massiccia di test per misurare appunto il livello di apprendimento delle competenze, quindi non tanto della capacità critica di analizzare come dire, un determinato argomento, ma delle competenze specifiche che sono afferenti invece a quell'argomento. Tipicamente, per esempio, per le nostre scuole va in questa direzione il test INVALSI, ma anche il mondo dell'università non è scevro da questa modalità, diciamo, di misurare la qualità dei diversi atenei, e in questo caso si parla per esempio dell'ANVUR, che è l'istituto che sovraintende appunto a questa modalità, diciamo, di misurare la qualità delle diverse istituzioni universitarie. Vi dicevo che questo modo di interpretare non solo l'istruzione ma anche il mondo del lavoro è penetrato appunto anche all'interno delle diverse attività professionali. Vi faccio solo un esempio emblematico che comunque è contenuto nel testo, che ha a che vedere con diciamo, la nostra modalità operativa italiana, ed è per esempio la trasformazione delle vecchie USSL, no, in ambito sanitario, in aziende sanitarie locali, che sta proprio dentro appunto a questo paradigma. Allora, dice Borelli, riprendo sempre qualche frase dal suo testo, i tre pilastri dell'ideologia del merito, capitale umano, competenze, skill, no? Valutazione standardizzata, test, poggiano sull'idea che il mercato rappresenti una forma naturale di organizzazione della società. Allora, a differenza di una società classista, quindi quella impostata sul merito in teoria non escluderebbe nessuno, no? Se uno sta dentro a questo paradigma ha tutto, diciamo, la possibilità, come dire, di stare tra i meritevoli. In realtà però la razionalità economica applicata a ogni aspetto della vita comunitaria muta i rapporti poi tra i consociati, quindi il rapporto ormai che domina all'interno delle nostre società avanzate è proprio quello della competitività e della rincorsa al merito, anche se abbiamo visto per le generazioni dei millennials e la generazione Z che non ha dato poi i risultati sperati. Allora, con un problema in più, quindi, che è quello del linguaggio corrente, che non è neutrale rispetto alla teoria che supporta. L'aver mutuato quindi dall'economia questo linguaggio, questo lessico, unito a quello tecnico-specialistico, ormai c'è una, diciamo, tecnocrazia e meritocrazia in qualche modo si tengono insieme e determinano un particolare sguardo sulla realtà che è assolutamente anticritico, a mio parere.
e utilizza appunto dei linguaggi, delle modalità molto tecniche che appaiono quasi come una neolingua orwelliana che pian piano sostituisce ogni interpretazione che risulti un po' discordante da quelle modalità che vi dicevo prima. Considerando quindi ogni interpretazione diversa dalla condizione, dal paradigma del merito come una sorta di interpretazione, eretica. Allora, il sostegno dell'ideologia del merito è dato quindi contemporaneamente da questo linguaggio settoriale, dalla retorica della trasparenza, da una burocrazia che tra l'altro viaggia in questa direzione. E il tutto però, e qui siamo in un corso di formazione alla politica, in un contesto sociale dove quando non c'è disaffezione per gli organismi, diciamo, di rappresentanza politica, pensate alla grave forma di assenteismo dalle tornate elettorali che dimostra un'indifferenza o quantomeno, come dire, una disillusione rispetto agli organismi della rappresentanza, in quel caso politica, ma anche per dire nel mondo del lavoro alla rappresentanza sindacale. Bene, tutto questo brodo di cultura non fa altro che individualizzare la condizione appunto di ogni persona nel contesto sociale e produttivo e lasciarlo solo però in quella condizione lì. Anche gli slogan che si utilizzano, per esempio, per dire che ci sono possibilità per tutti, quindi uguaglianza di opportunità, spesso sono davvero slogan vuoti, privi di un contenuto, perché qual è l'uguaglianza delle opportunità se partiamo da condizioni diverse? Di partire in condizioni svantaggiate. Don Milani diceva, per esempio, a questo proposito, rispetto alla questione che ha a che vedere con l'istruzione, che fare parti uguali tra diversi è proprio una delle maggiori, diciamo, perpetuazioni di disuguaglianza che noi possiamo fare. Allora, proprio per concludere, boh, c'è poco merito quindi nel merito, punto di domanda, è la cosa che dovremmo vedere stamattina. Allora, la mobilità sociale non c'è stata in questi anni. Dice, per esempio, sempre Boarelli nel suo testo, gli USA e la Gran Bretagna, paesi che presentano forti disparità economiche, nei quali l'idea del merito è più antica e radicata, sono quelli che presentano un'ereditarietà sociale molto accentuata, in particolare nel confronto con i paesi scandinavi, dove la tendenza è opposta. In Italia l'ereditarietà sociale è ugualmente marcata e questo sembra confermare quello che si diceva prima appunto sulle generazioni degli ex giovani. È la possibilità anche nel mondo della scuola di accedere ai gradi di istruzione più alti e vabbè, la Costituzione direbbe che i capaci e i meritevoli sono, diciamo, favoriti, no? Dal nostro patto associativo per eccellenza, cioè dalla nostra carta costituzionale. Nella realtà, però, le condizioni di partenza sono ancora un ostacolo, no, per accedere ai gradi più alti di istruzione. E allora la giustizia ricercata nell'uguaglianza delle opportunità ha a che vedere certo con l'articolo 3 della Costituzione, però questo processo, cioè ridurre le disuguaglianze, l'articolo 3 non può essere un processo individuale che io faccio acquisendo più merito per le mie capacità personali, ma dovrebbe essere un processo collettivo. Tra l'altro, e qui siamo proprio in conclusione, ma è una cosa molto interessante questa, disquisire di merito, di meritocrazia, è come se, e sono sempre le parole di Mauro Guarelli, ci interrogassimo in definitiva sulla democrazia, sulla sua crisi, sulle sue tensioni che la attraversano, sui pensieri e le azioni che l'hanno indebolita. Tra l'altro c'è anche un problema di, come dire, di rappresentanza, ma anche un problema che qualcuno si faccia carico di queste cose. Dice sempre il nostro autore nel suo testo, su queste questioni che a me, a noi ci paiono importanti, dirimenti, il merito, la meritocrazia, eccetera. Non c'è neanche la rappresentanza politica, né di destra e nemmeno di sinistra. Non basta mettere un titolo al ministero per dire che si sta affrontando questa questione. Anzi, addirittura colui che se ne è fatto carico, l'abbiamo visto all'inizio di questa nostra presentazione, per paradosso è stato appunto una figura che sta fuori da queste dinamiche.
Papa Francesco. Magari nel passato, e Mauro Boarelli lo cita nel suo testo, Bruno Trentin invece aveva già affrontato, no, dal punto di vista della tematica sindacale questa questione. Chiudo davvero, porto anche un'esperienza personale. Io ho l'occasione, diciamo, nel mondo del lavoro dove sono inserito, di fare anche attività sindacale. Bene, nel fare attività sindacale io mi sono accorto che questi paradigmi economici sono penetrati all'interno del mondo del lavoro. Anzi, la concezione di merito, a mio parere, sta diventando, come dire, un piede di porco, un ariete che sta per scardinare, diciamo, il concetto di contratto collettivo nazionale di lavoro, perché la retribuzione, qui sto parlando dei lavoratori dipendenti, sta diventando sempre più individualizzata, appunto, attraverso meccanismi meritocratici. Essere cittadini invece vuol dire partecipare ai processi decisionali. Essere contro il merito non vuol dire essere contro chi si impegna o essere contro meccanismi di valutazione che sia nell'ambito scolastico e anche nell'ambito lavorativo ci possono stare, ma vuol dire essenzialmente essere contro le disuguaglianze. Voglio concludere la mia introduzione con le parole di un cantautore che forse molti di noi e voi conosciamo, De André, che ebbe a fare questa asserzione che secondo me ci sta molto bene, no? Nel contesto di stamattina. De André disse che c'è ben poco merito nella virtù e ben colpa dell'errore. Io questa cosa cito perché davvero può servire contro, diciamo, questa ambivalenza che sta dietro al merito come motore del successo individuale. Allora, adesso io darò la parola al nostro relatore di stamattina, ringraziandolo per aver accettato il nostro invito, e vi dico come si svolgerà, no, il proseguo della mattinata. Mauro Barelli farà un primo intervento, diciamo, introduttivo degli argomenti che ho cercato in qualche modo di evidenziarvi stamattina, poi apriremo un piccolo dibattito, poi ci sarà un secondo approfondimento del nostro autore e le ultime domande finali con le quali concluderemo la giornata. A questo punto la parola a Mauro Barelli. Grazie. Bene, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato. E io vorrei partire dall'attualità, proprio per mostrare come le cose di cui stiamo parlando, andremo a parlare, poi sono anche incarnate in cose che vengono discusse quotidianamente. E parto da un articolo che è stato pubblicato proprio una settimana fa dal Corriere della Sera, e l'autore è Ernesto Galli della Loggia. Credo che abbiate già, alcuni l'hanno già letto forse, comunque vi leggo un brevissimo stralcio. Dice Galli della Loggia: la scuola italiana è il regno della menzogna e finché resterà tale non potrà che peggiorare. Sulla carta tutto funziona e alla fine sono tutti promossi, ma la realtà è ben diversa, a cominciare ad esempio da quella che si cela dietro il mito dell'inclusione, in ossequio al quale nelle aule italiane, caso unico al mondo, convivono regolarmente, accanto agli allievi cosiddetti normali, ragazzi disabili, anche gravi, con il loro insegnante personale di sostegno, poi ragazzi con i BES, bisogni educativi speciali, dislessici, disgrafici, e infine, sempre più numerosi, ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola di italiano. Il risultato lo conosciamo. Allora, questo è ciò che dice uno dei più noti intellettuali italiani sul principale quotidiano italiano nel 2024. Stiamo parlando di cose che, diciamo, sono ormai da tanti anni, da quasi un cinquantennio, un patrimonio della scuola italiana. Il superamento delle classi differenziali è dei primi anni 70.
lo cito, adesso la data esatta non ricordo, ma nel libro poi c'è. L'inclusione dei disabili è più o meno degli stessi anni, una delle acquisizioni più importanti, no, della pedagogia di scuola italiana, quando qui nella dice caso unico al mondo in senso negativo, noi dobbiamo ribaltarlo nel senso positivo, noi siamo stati gli antesignani, no, di un'evoluzione dell'inclusione. Questo è un inno aperto, spudorato, direi, alle classi differenziali, né più né meno. Allora, tutto questo, un inno alle classi differenziali vuol dire anche un inno alla diseguaglianza, di questo si tratta. Allora, cosa c'entra tutto questo col merito? Ovviamente le cose sono intrecciate e adesso cercherò di dipanare un po' questa matassa, perché il merito è innanzitutto merito e il suo derivato, meritocrazia, una parola su cui poi torneremo sulla sua origine. Ecco, è un concetto molto ambiguo perché è costruito in modo da essere sfuggente a una definizione univoca, fatto in modo che nasconde, no, le proprie caratteristiche costitutive, è capace di apparire sotto mille travestimenti, è incorporato in pratiche che poi tendono a renderlo invisibile alla prima vista, perché appunto mette insieme tecniche e miti, quindi è un'ideologia, come io dico sin dal titolo, però è un'ideologia che, in quanto tale, non è astratta, è qualcosa che poi nella società si traduce in pratiche vere e proprie, no? Insomma, pratiche valutative nelle scuole, testi base, eccetera. È solo uno degli esempi, il più noto, il più diffuso, il più radicato, è una pratica, è una cosa molto concreta. Cioè, teoria e pratica, ci sono pratiche, ci sono miti, perché queste tecniche, queste pratiche hanno bisogno di essere mitizzate per poter funzionare, o meglio ancora, per poter nascondere la propria inefficacia, perché poi sono pratiche che sono inefficaci, come vedremo. Allora, a me sembra che il mito della meritocrazia abbia, diciamo, alcuni elementi fondamentali che possiamo individuare, no? Il primo elemento è quello della neutralità. Si dice appunto che tutti gli strumenti di valutazione, ad esempio, su cui l'ideologia del merito poggia, sono neutrali, testi invalsi prima di tutto, perché stanno lì a misurare in maniera oggettiva, si dice, una cosa di cui implicazioni poi vanno valutate a parte, no? Ma la tecnica è neutrale. Ora, ovviamente questo è un falso di per sé, perché qualsiasi tecnica pratica di valutazione è una scelta ben precisa che si fa, che si compie, e dietro a quella pratica di valutazione stanno dei ragionamenti precisi. Quindi non è affatto neutrale, nessuna tecnica lo è. È quasi banale dirlo, però tocca dirlo perché in realtà il discorso ci viene presentato come rovesciato. Poi, rispetto alla supposta neutralità ideologica, no? La meritocrazia è la negazione di tutte le ideologie, si dice, in realtà poggia su una base ideologica fortissima, quindi un accennato appunto nell'introduzione. Perché? Perché questo concetto non nasce oggi. Noi in Italia siamo un po' gli ultimi arrivati su questo, e poi come gli ultimi arrivati, come spesso accade, gli ultimi arrivati vogliono fare i primi della classe, no? Quindi accelerano l'introduzione di determinate pratiche, ma la storia è molto più lunga e viene da lontano, viene appunto dal mondo anglosassone, in particolare dagli Stati Uniti, e la radice di tutto ciò di cui discutiamo sta appunto nel concetto di capitale umano. E capitale umano è un concetto elaborato all'inizio degli anni 60 da quella che poi verrà chiamata la scuola di Chicago, che è la scuola che abbiamo imparato a conoscere come il luogo di elaborazione teorica del neoliberismo, fondamentalmente. E
uno dei teorici, dei primi teorici del concetto di capitale umano, fu uno di questi economisti, perché erano poi gli economisti, che si chiamava Gary Becker, che nel 64 scrive appunto questa cosa sul capitale umano e cosa dice? Dice che bisogna mettere in correlazione il livello di istruzione e il reddito. Va subito al nocciolo della questione. E i punti chiave di questa correlazione, dice Becker, una sintesi molto stringata evidentemente, è che il capitale usa la parola capitale estendendolo a tutte, no? Quindi, mentre prima la parola capitale era riferita a un ambito rigorosamente economico, lui estende questo concetto a tutte le conoscenze, abilità e competenze che ciascuno di noi accumula nel corso della vita. Quindi il capitale non è una cosa esterna agli individui, è qualcosa che ogni individuo ha incorporato in sé. Poi lui teorizza che, teoria, questa è una delle basi della teoria economica neoliberista, no? Che ciascun essere umano, in qualsiasi momento della sua vita, in qualsiasi scelta debba affrontare, in ciascuna fase, no? Il suo sviluppo, come compie questa scelta? Facendo un calcolo razionale tra costi e benefici. E in particolare sceglie il campo di istruzione dei propri figli, ad esempio, facendo questo calcolo di costi e benefici. E il terzo punto, che poi svilupperanno anche altri, è che l'educazione deve essere vista come un valore economico. Infatti da lì nascerà un ramo di studi tuttora esistente che si chiama economia dell'educazione. Quindi l'istruzione è vista come una forma di investimento in vista di guadagni futuri. Quindi il capitale che cos'è? Tutto ciò che procurerà guadagni nel futuro, comprendendo nel concetto di capitale uomini e donne. Quindi siamo all'inizio degli anni 60, c'è già l'embrione dell'idea, che poi verrà sviluppata e ai nostri giorni è pregnante dal loro punto di vista, che ciascuno deve essere imprenditore di se stesso. Il concetto di imprenditoria che viene diffuso proprio in tutte le forme di agire sociale. Quindi è praticamente l'intera struttura sociale che prende la forma dell'impresa. Questo è il nocciolo, no, della teoria del capitale umano, da cui poi discende tutto il resto, cioè tutto va ricondotto lì. Poi dopo ovviamente nel tempo questa teoria che all'inizio era anche abbastanza, come dire, circoscritta a circoli accademici, anche abbastanza marginali nel dibattito economico dell'epoca, e che diventa invece aggressiva e pervasiva più tardi, una ventina d'anni dopo più o meno, cioè quando inizia la crisi di altre ideologie e scompaiono le visioni alternative del mondo, no? Adesso schematizzo, però di fatto a un certo punto è il neoliberismo che si afferma come unico modo di guardare la soluzione dei problemi del mondo, no? Non ha più alternative. A quel punto questo tipo di teorie dilagano e, come vedremo, vengono anche assunte dall'Unione Europea, che ha molte responsabilità in questo, moltissime. Questo è il primo mito, la neutralità, che è appunto un mito, nel senso, va smontato per quello che è, guardandoci dentro e andandone a ricostruire gli elementi fondanti, vediamo che di neutralità c'è ben poco, cioè, questa è una costruzione ideologica molto, 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 molto facilmente identificabile. L'altro mito è quello della trasparenza. Noi siamo una società della trasparenza, questo è ciò che ci viene detto, perché tutto va in quella direzione con l'ausilio del web. Il web mette a disposizione di tutti una quantità di dati che prima sarebbe stata inimmaginabile, no? Pensiamo alla pubblica amministrazione, veniva citato giustamente perché
Quando noi parliamo di merito e meritocrazia pensiamo immediatamente alla scuola. Questo è giusto perché è il campo dove questo, diciamo, queste pratiche sono state sperimentate per prime. Non a caso la teoria dell'economia dell'educazione nasce nei primi anni 60, cioè pensano subito a quel campo lì, no? Come prima applicazione. E perché anche il campo più esteso, no? Quantitativamente, coinvolge veramente tante persone, però non è l'unico. Da lì poi le pratiche legate all'ideologia del metodo si sono espanse a tutto il settore pubblico, non solo al settore privato, a tutto il settore lavorativo pubblico, in forme che sono meno visibili, perché nella scuola in qualche modo si parla, ma si parla meno di come questo impatti, per esempio, sulla sanità. Io qui faccio un esempio, se volete, nella discussione racconto, che è relativo alla Francia, perché in Italia non ci sono tanti studi su questo. Come l'andare al pronto soccorso, se uno lo analizza dall'interno, come ha fatto questo studioso che si è messo lì, nel pronto soccorso francese, a studiare questa cosa, le prestazioni che uno riceve andando al pronto soccorso sono legate a certi tipi di valutazione quantitativa sull'efficienza dei medici e degli infermieri che lavorano in quelle equipe, con una serie di ricadute negative sulla nostra salute e sulla loro prestazione lavorativa. Poi, se volete, lo approfondiamo. Allora, diceva, la pubblica amministrazione è pervasa da questo mito della trasparenza, no? Si parla di cassa di vetro e sicuramente chiunque di noi vuole accedere a delle informazioni su ciò che fa il proprio comune, lo può fare, no? Perché apre il sito del proprio comune, lì c'è una valanga di informazioni e sfido chiunque a capire qualcosa, cioè a orientarsi, cioè. Paradossalmente, nel momento in cui abbiamo una distesa di dati accessibili rapidamente, in qualsiasi ora del giorno e della notte, da casa nostra tramite il computer, meno possiamo capire esattamente cosa c'è dietro un atto amministrativo, cioè come si fa. Non è così semplice, cioè la quantità di dati accessibili non è sinonimo di trasparenza. Certe volte, anzi, diciamo. Il meccanismo che si instaura è l'opposto. E poi c'è un filosofo che ora viene tradotto in italiano ed è di origine coreana, ma è naturalizzato tedesco, si chiama Byung-Chul Han, se volete poi. Lo scriviamo, i suoi libri vengono tradotti in italiano, lui diciamo, sta producendo piccoli, lucidissimi volumetti dedicati a singoli temi, qui sta scandagliando sostanzialmente dal punto di vista filosofico, ma con un linguaggio molto accessibile, i temi, i grandi temi della contemporaneità. No? E uno di questi poi piccoli volumi è dedicato appunto alla trasparenza, e lui dice questa continua invocazione alla trasparenza, è necessaria in una società che invece attua un ferreo controllo, perché una società che invoca continuamente la trasparenza è una società che non ha fiducia in se stessa, che non ha fiducia negli altri, che non ha fiducia nelle istituzioni, che non ha fiducia nel vicino di casa, che non ha fiducia nel prossimo. Questa, carenza totale di fiducia determina questa necessità di continua, totale trasparenza che in Italia si traduce in svariate forme di controllo in tanti ambiti sociali. E poi, sempre a proposito della trasparenza, non dobbiamo dimenticare un aspetto importante che ha molto a che fare con l'intelligenza artificiale di cui parlavamo prima di iniziare, e che le forme di valutazione che stanno dietro alle pratiche legate al merito, a partire dai test INVALSI, per andare poi appunto anche in altri ambiti sociali, sono basati su algoritmi. Anche gli algoritmi non sono neutrali, perché ovviamente il modo in cui viene scritto un algoritmo corrisponde a determinate scelte. Si deve arrivare lì e io costruisco un algoritmo che mi porta lì, non è che l'algoritmo di per sé è neutrale. Ma chi sa leggere un algoritmo? Nessun insegnante, no, può accedere, a parte che non può accedere perché il INVALSI tiene segrete le formule. Questo è un altro problema a proposito di trasparenza, che spesso è una cosa più invocata che reale, ma
ovviamente non è leggibile un algoritmo. E questa è una delle forme di espropriazione che è stata fatta verso gli insegnanti della loro capacità valutativa, no? Prima la capacità valutativa è sempre stato qualcosa di incorporato nel mestiere degli insegnanti che lo applica sulla base della propria esperienza, sulla base della concreta situazione della classe che ha in quel momento, perché oggi questo tipo di valutazione è adatta a quel tipo di classe, a questo tipo di alunno che ho, con i suoi bisogni specifici, che Galileo disprezza, che invece sono quella differenza che fa la ricchezza del campo educativo, e quindi un insegnante bravo deve saper applicare i metodi differenziati di valutazione, e solo lui, solo lei sa qual è. L'algoritmo appiattisce tutto, l'insegnante ne è espropriato perché l'algoritmo viene fatto da qualcun altro. Quindi anche quello della trasparenza è un mito da dimenticare. L'altro mito è, e questo ci riguarda veramente tutti da vicino sempre, ed è che il privato è più efficiente del pubblico. Questo è un mantra. Questo è qualcosa che, come dire, è un tema che è sempre sotto traccia, no? C'è tutto un filone di pensiero e di azione, ripeto, pensiero e azione vanno sempre affiancati, che si chiama New Public Management, che sostanzialmente sotto questa formula cosa c'è? C'è tutto quel filone di pensiero che, prevalentemente a partire dagli anni Ottanta, ha teorizzato che il settore pubblico, nella sua estensione, dovesse essere governato secondo le regole dell'impresa. Questo lo abbiamo visto, prima è stato fatto l'esempio, le unità sanitarie locali diventano aziende, quindi non è che è cambiato il nome, se mi importa il nome, no, il nome, dietro un nome c'è una sostanza. Il campo sanitario è importantissimo, ovviamente, la riforma sanitaria 78, se non vorrei sbagliare la data, ma comunque sì, è stato uno dei momenti più avanzati del periodo delle riforme, no? Che ha avuto il suo apice nel nostro paese appunto negli anni 70. No? Gli anni 70, se uno va a guardare le riforme in ambito economico, sociale, scolastico, sono state fatte in quegli anni, la posizione dei manicomi, legge Basaglia, no? La riforma sanitaria, la posizione delle classi differenziali, la scuola media unica e precedente, come? Il diritto di famiglia, se La riforma dei diritti di famiglia, cioè, un elenco abbastanza impressionante di cose che sono fatte, tutte concentrate in pochi anni, negli anni 70. non ricordo. I decreti delegati nella scuola. Esatto. Ciascuno può aggiungere una cosa ed è esattamente così, no? Tutte cose che poi sono state quasi tutte smantellate. La riforma sanitaria è durata pochissimo, l'unità sanitaria locale stata congegnata. Io qui poi tra l'altro cito nel libro qualcuno dei suoi padri, uno è stato un grande medico che era Giulio Maccacaro, è stato uno dei fondatori di Medicina Democratica, perché questi due sono tutti connessi, tra loro è molto importante, no? Una forma di decentramento democratico della sanità in cui venivano diciamo, create delle strutture di governo a cui potessero partecipare anche i cittadini. Questa è l'unità sanitaria locale. Trasformare l'azienda ovviamente è la logica che viene ribaltata, più o meno. Ora, ovviamente il fatto che il privato sia più efficiente del pubblico è un altro mito che va sfatato e su cui oggi nessuno si misura, no? Sembra quasi che si sia abbandonato completamente il settore pubblico a se stesso, dando per assodato che il pubblico è inefficiente. Il pubblico è inefficiente laddove è inefficiente perché si è voluto che diventasse inefficiente in modo che poi si facesse penetrare un tipo di governance, come oggi si ama chiamare appunto i processi di governo, che venisse modellata sul privato. Se uno fa andare in malora un settore pubblico,
poi invoca, diciamo, chi lo fa funzionare meglio e delega o privatizza. Forme di privatizzazione sono state molto estese, o mutua dal privato delle forme di governo nel settore pubblico. Ma non c'è nulla che dimostri che il settore pubblico sia di per sé più efficiente. Anzi, sono gli studi che dimostrano esattamente il contrario. Sono scelte politiche che fanno andare una cosa in una direzione o nell'altra. E l'altro mito è appunto quello che veniva ricordato anche nell'introduzione dell'uguaglianza delle opportunità. Questa è una cosa che anche qui il linguaggio sempre può essere una trappola. Vabbè, l'uguaglianza delle opportunità, detto così, uno dice, beh, bene. Perché no? È esattamente l'idea di dare delle opportunità a tutti in maniera uguale, ugualitaria, è esattamente questo. E i teorici della meritocrazia dicono, vedete, il merito è una non dicono che è un'ideologia comunque, è un'idea ugualitaria, appunto, che dà tutte le stesse opportunità. Ma anche questo è qualcosa che va smontato. Non è un caso che sia diffusissimo che i fautori dell'approccio meritocratico facciano spesso ricorso a una metafora sportiva, no? Questo è molto diffuso nel dibattito pubblico, no? Cioè che è quello della gara di velocità, no? Tutti partiamo dalla stessa linea di partenza, che è uguale per tutti, chi è più veloce vince. Cosa c'è di male? Allora, innanzitutto ci sono di male parecchie cose. Perché un conto è una gara sportiva, un conto è, diciamo, assumere l'intera società dentro una metafora sportiva, perché in una gara sportiva c'è chi arriva primo, c'è chi arriva secondo, c'è chi arriva ultimo, è, diciamo, la regola di una gara sportiva. Se la società assume questa regola come sua regolazione completa di tutti i meccanismi sociali, questo è un disastro, perché questo vuol dire che c'è chi arriva primo, c'è chi arriva ultimo, in che cosa? In che cosa? Cioè, qualcuno fallirà nella vita, cioè, quindi la pericolosità di estendere la sportiva all'intera relazione alla vita sociale è un fatto drammatico, non un fatto che deve far divertire, come spesso vedo che sono divertiti quelli che la usano. E poi perché questa metafora è falsa, questa linea di partenza vale per tutti, non è vero che esiste. Ma Michael Young, su cui tornerò fra poco perché ha molto a che fare con la parola meritocrazia, come vedremo, però lo dico dopo. Comunque lui diceva l'uguaglianza delle opportunità altro non è che l'uguaglianza dell'opportunità di essere ineguali. E un altro filosofo che è Michael Walzer dice una cosa che mi sembra molto, molto pregnante, no? Cioè, facendo proprio un esempio concreto, ma un maestro o una maestra che prendono i bambini prima elementare e quindi la prima cosa che fanno è insegnare a leggere e a scrivere. Allora, un insegnante che insegna a leggere a dei bambini di 6 anni, il suo obiettivo non è quello di assicurare a questi bambini le stesse opportunità, ma di ottenere gli stessi risultati. Cioè, tutti devono saper leggere e scrivere bene. Questo è il suo compito, non di dire ho dato le opportunità uguali a tutti, perché io insegno a tutti nello stesso modo, chi non ce la fa, non ce la fa. Andiamo nella classe differenziale, dire i mali della loggia. No, quindi cioè, questo è veramente no, un esempio molto banale, se volete, su cui non si riflette abbastanza. Cioè, non bisogna parlare di opportunità, bisogna parlare di risultati. Se spostiamo il punto di osservazione, si sposta completamente il modo in cui ragioniamo. Allora, ma questi miti. Questo mito che appunto ha tante componenti, io ne ho elencate quattro che a me sembrano le principali. Come si diffonde? Perché si diffonde? Allora, innanzitutto si diffonde con
meccanismo duplice che va assieme di semplificazione e banalizzazione, cioè le idee devono essere sempre banalizzate e semplificate per poter entrare nel dibattito pubblico, altrimenti non ci entrano più. Oggi una lettura di un qualsiasi quotidiano italiano è un'esperienza disarmante, devo dire, no? Cioè, perché davvero, e non parliamo della televisione, parlo del settore informativo ovviamente, perché davvero non c'è più modo di approfondire, di una lettura critica, cioè tutto deve essere banalizzato, no? Prima ho fatto l'esempio, affrontare un tema complesso come quello dell'uguaglianza attraverso la metafora della gara di corsa è una banalizzazione inaccettabile, eppure è uno dei pilastri del dibattito pubblico sull'uguaglianza. Semplificare e banalizzare è un aspetto, mistificare e ricattare un altro, perché tutti coloro, ce ne sono, non sono la maggioranza, ma ce ne sono tanti, che si occupano di sottoporre a una critica il concetto di merito, vengono immediatamente bersagliati in maniera molto radicale. Molto radicale. Chiunque ne ha fatto l'esperienza lo sa, cioè attaccati anche duramente, come attraverso una mistificazione, che è uno schema semplicissimo. Critichi il merito, sei contro il merito. Ovviamente non è un caso che io abbia intitolato il libro contro l'ideologia del merito, non contro il merito, sono due concetti diversi, anche se oggi purtroppo si sono fusi, no? Perché la parola merito noi la troviamo, per esempio, anche nella nostra Costituzione. Quando l'articolo in cui si dice che gli alunni capaci, meritevoli, devono raggiungere il grado più alto degli studi, no? Eccetera. E sicuramente non possiamo addebitare ai nostri padri e madri costituenti un'ideologia meritocratica, sarebbe un anacronismo, non esisteva, e comunque la nostra Costituzione ha uno stampo fortemente igualitario, che veniva da una compromesso certamente tra culture politiche molto diverse, che però in quegli anni avevano molto a cuore, no? Comunque, con sfumature e declinazioni diverse, un concetto di uguaglianza. Quindi il merito della nostra Costituzione ha un'accezione completamente diversa da questa, che invece è un'ideologia perché è stata costruita attraverso questi meccanismi ideologici che ho, in maniera ovviamente molto, molto sommaria, cercato di rievocare. Quindi sono cose diverse, quindi dire no, questa accusa che viene rivolta sempre a coloro che espongono in maniera critica contro il merito di essere, come dire, quelli che diciamo, teorizzano una società in cui le competenze, il merito non devono avere valore, no, questa è una sciocchezza che però è la base della polemica banalizzata e distorta che viene fatta, no? La classica domanda che viene fatta a un dibattito qualsiasi, anche a me è capitato un sacco di volte andando in giro a discutere di queste cose, è: ah, ma allora tu preferisci un medico che ti curi, un medico competente o un incompetente? Altra forma di banalizzazione del dibattito, no? È ovvio che posto così la questione non può funzionare. Io ribalterei la cosa, no? Oggi, in cui, parlando della stessissima cosa, abbiamo da tantissimi anni un accesso alla professione medica che viene filtrato all'inizio, con i giovani che si vogliono iscrivere alla facoltà di medicina attraverso test che vi invito a leggere, le domande che pone. È una lettura che va fatta, è molto istruttiva. Siamo sicuri che stiamo andando a selezionare medici che in futuro saranno competenti o ci stiamo affidando al puro caso di chi azzecca i test, perché i test poi hanno tutto un mercato di preparazione, comunque voglio dire che hanno un'abilità particolare nel risolvere i test, ma che non hanno nulla a che fare poi con la professione medica, mentre stiamo escludendo
e non lo sapremo mai, non lo sapremo mai quanti bravi medici abbiamo dirottato verso altri studi. Parliamo di questo. Quando diciamo tu vuoi un medico bravo o un incompetente, certo che voglio un medico bravo, ma voi attraverso questi meccanismi che fanno tutti parte di questa famiglia state selezionando persone che forse competenti non lo sono, lasciando a casa i possibili competenti, perché a 18, a 19 anni non lo sappiamo chi sono i competenti o no. Quindi questo è un tema molto, molto forte, che non può essere banalizzato, schematizzato, come invece viene costantemente fatto. È il livello di dibattito che spesso si ha con l'autore del merito, eccetera, è imbarazzante molto spesso per la banalità delle argomentazioni che queste persone offrono. È davvero imbarazzante, perché non ci sono argomentazioni, sono veramente deboli. Però sono forti del fatto che c'è tutto un apparato accademico, mediatico, che blinda questo tipo di ragionamento e rovescia verso i critici una valanga di accuse insensate, sciocche, che chiudono il dibattito, perché queste persone critiche sono persone nemiche della competenza, eccetera. Quindi è qualcosa che diciamo che ha anche a che fare col modo democratico in cui si sviluppa un dibattito pubblico in questo paese, insomma, che è molto complicato oggi. Prima dicevo di Michael Young. Michael Young ha molto a che fare con la parola meritocrazia, perché Michael Young era un sociologo inglese, laburista, partito laburista, fu sostanzialmente l'autore principale, peraltro, cioè un ruolo storico anche importante, perché quando subito dopo le prime elezioni, alla fine della guerra, dove Churchill inaspettatamente fu sconfitto e fu eletto invece Clement Attlee, che era il capo del partito laburista, e si fandavano su un programma politico, un manifesto, che fu redatto principalmente da Michael Young, e quel manifesto su cui poi furono sviluppate in quegli anni proprio delle politiche sociali molto avanzate, no? La Gran Bretagna fu il primo paese in Europa a creare un sistema sanitario pubblico in quegli anni lì. C'è un documentario abbastanza interessante che è stato fatto da Ken Loach, regista che tutti conoscete, ha fatto un documentario alcuni anni fa che ricostruisce quel momento lì, quei primi anni di governo dei laburisti. Sto divagando, però in realtà tutto non è una divagazione, è tutto molto coerente. E Michael Young quindi è stato importante anche da questo punto di vista, e Young scrive, siamo nei primi anni 50, un testo che si chiama L'avvento della meritocrazia. Allora, meritocrazia, la parola non la inventa proprio lui, perché era stata usata prima di lui da un altro sociologo laburista, non è un caso, quindi ovviamente meritocracy, però è con Young che questa parola entra nel linguaggio comune, perché questo libro ha un enorme successo, viene tradotto in tante lingue, e quindi lui viene considerato, giustamente, in un certo senso, il padre di questa parola. Ma lui la coniò, la usò e la divulgò in una sezione fortemente critica. Cioè lui è stato uno dei più feroci critici della meritocrazia. Il libro è disponibile in italiano, è stato ripubblicato qualche anno fa, è un libro, non è esattamente un romanzo, un libro molto strano, un saggio romanzo distopico in cui lui teorizza, racconta l'evoluzione della società che abbatte i privilegi di casta, cioè di trasmissione ereditaria dei privilegi sociali, e si crea una società appunto meritocratica, basata invece sul merito, per tutti i meccanismi impliciti nel meccanismo del merito si crea una nuova aristocrazia di meritevoli,
ancora più che crea una distanza tra una gerarchia sociale ancora più radicale della precedente, fino a che nel 2030 una rivolta non abbatterà questa società. Non siamo distanti, questo 2030 non manca molto. E quindi Young viene associato a questa parola come il padre di questa parola, ed è vero, ma in una forma più fortemente critica, tanto che lui fino agli ultimi anni della sua vita, forse l'ultimo articolo che scrisse, non so, probabilmente uno degli ultimi, su un quotidiano inglese che è The Guardian, ed era un durissimo attacco a Tony Blair, che in quel momento era il capo del governo laburista, come sappiamo, che stesso a partito politico a cui apparteneva Young, in cui Young, senza mezzi termini, gli dà dello stupido, dicendo: tu usi questa parola senza capirne il significato e fai dei danni enormi, no? Facendo questo, per la proposizione così di rilievo. Quindi smettila di usarla, ovviamente. Questo non è successo, però per dire come poi certe parole vengono sussunte nel linguaggio comune e cambiano significato, no? Perché meritocrazia viene assunta in un significato positivo, mentre nasce in un ambito completamente negativo. Allora, per avviarmi alla conclusione, non cito Papa Francesco perché lo ha già fatto, l'hai già fatto tu, ed è veramente quella una frase, una sintesi veramente, se vogliamo, incredibile, visto anche la persona che pronuncia quelle parole, perché l'ho voluto anche riportare nel libro, non solo per l'autorevolezza di chi le ha pronunciate, ma anche per far notare come un certo tipo di critica radicale, perché in questo caso non possiamo che dire che sia una critica radicale, senza mezzi termini, che va dritta al punto, proviene da determinati ambiti culturali, e mentre altri ambiti culturali, che sarebbero per loro natura più, come dire, assolutamente dovrebbero essere critici verso forme di teorizzazione di disuguaglianza, quali la meritocrazia è, cioè la sinistra, ecco, lì invece noi non troviamo oggi il deserto. Tant'è vero che faccio notare, non faccio notare solo io evidentemente, però è una cosa che salta agli occhi, che sul tema della meritocrazia c'è una completa mescolanza tra ideologie contrapposte, che su questa cosa lì sono d'accordo tutte. Quindi trovare negli schieramenti politici oggi come dire, una tesa critica su questa roba qui è difficilissimo, quasi impossibile. Su questo sono d'accordo tutte. E questo ovviamente è un problema. Allora, tutto questo ci riporta al punto di partenza, l'articolo che ho letto, no? Perché cosa ha a che fare tutto questo? Merito e uguaglianza. Perché abbiamo visto che, come dire, questa accezione di merito ha molto a che fare con la disuguaglianza. Cioè, è una teorizzazione di forme di disuguaglianza mascherato da altro. Allora, cito due autori che mi sembrano molto importanti. Uno è Luigi Ferrajoli, che un giurista, uno dei nostri principali, più importanti, più riconosciuti studiosi del diritto, che su questo ha scritto un testo molto importante, dedicato proprio all'uguaglianza, e lui a un certo punto ricorda, perché spesso il principio di uguaglianza viene, come dire, associato a un appiattimento, no? Sociale, diciamo, siamo uguali, e su questo ovviamente grava fortemente l'eredità storica di quello che fu chiamato socialismo reale, no? Riferimentosi è sempre a quell'uguaglianza lì, siamo sicuri che vogliamo quell'uguaglianza lì. No, chiaramente, nessuna forma di uguaglianza può essere associata a nessuna forma di totalitarismo, no?
Ferraioli dice, ricordando la nostra Costituzione, che il principio di uguaglianza viene istituito non perché dobbiamo essere tutti uguali, ma perché siamo diversi. È lì che il principio di uguaglianza assume tutta la sua, ha la sua connotazione. Perché a cosa serve il principio di uguaglianza? A tutelare le differenze. Ecco perché sta scritto nella Costituzione. Serve a tutelare le differenze e ad assegnare a ciascuna differenza uguale valore. Quindi non c'è nessuna opposizione tra uguaglianza e differenza. Non è che l'uguaglianza nega la differenza, anzi la tutela. C'è invece una netta opposizione tra merito e uguaglianza. Questi sì che sono opposti, perché il merito è gerarchico, non è egualità, il merito è gerarchico. E qui c'è l'altro autore che ho già citato prima, che è Michael Valls, no? Perché lui dice: all'apparenza il merito è un criterio aperto e pluralistico. All'apparenza lo è, infatti è lì che dobbiamo stare attenti, è lì che sta l'inganno. E all'apparenza il merito, diciamo, fa delle promesse che poi non mantiene. Però in realtà, per funzionare, continua Valls, il merito ha bisogno di un meccanismo centralizzatore, se no non funziona. E cos'è questo meccanismo centralizzatore? È l'esistenza di istituzioni, di persone, che decidono cosa è il merito, come distribuirlo, come premiarlo. Quindi c'è una gerarchia, no? Chi decide che cosa è il merito? Chi decide che determinati valori sociali sono più importanti di altri? Chi decide che un mestiere è più importante di un altro? Chi decide che un giardiniere, mi sembra che sia l'esempio che lui fa, sia meno importante di un ingegnere navale. Chi l'ha deciso? Perché uno che si occupa di coltivare fiori non ha lo stesso valore sociale di uno che fa il docente universitario. Chi l'ha deciso? Lui dice, lui le chiama sfere di giustizia, no? Cioè, la società non è omogenea, cioè, ognuno agisce in sfere particolari e in ciascuna di queste sfere vanno, diciamo, studiati, adottati gli strumenti di valutazione differenti, perché gli strumenti di valutazione omogenei schiacciano, appiattiscono, non colgono quello che dovrebbero togliere e combinano dei disastri dal punto di vista sociale. Ciascuna sfera di azione ha bisogno di una sua sfera di giustizia, perché al suo interno si applicano determinate serie di valutazioni che fanno sì che ciascuno possa emergere e far valere la propria differenza, senza essere subordinato da un punto di vista gerarchico. E in alcune di queste sfere il criterio della competizione non è congruo, e lui fa esattamente l'esempio della scuola. La scuola deve essere una sfera sociale completamente protetta, istituzionalmente protetta da ogni meccanismo di competizione e di mercato. Deve essere protetta proprio, non solo ne è estranea, ma bisogna far sì che ne sia protetta, che non penetri il mercato lì, tutto il meccanismo di competizione, perché quel tipo di istituzione deve rispondere a logiche diverse che non hanno nulla a che fare con l'impresa, il mercato, la competenza, la concorrenza, come invece oggi avviene. Com'è? Sì, ma ci sono miriadi di. Adesso io cerco di farla breve perché poi si potrebbe parlare delle competenze, però questo parlo già da tempo. Adesso mi fermerei, poi magari dopo invece riprendiamo con i vostri interventi perché aspetto. Qual è la mia, quello che, con cui vorrei concludere è un autore a cui sono molto affezionato, che è Albert Camus. Allora, Camus, lo conoscete tutti, non sto a introdurlo. Lui scrisse un romanzo autobiografico che si intitola Il primo uomo. Tra l'altro, un romanzo che lui non riuscì a concludere perché morì in incendio statale prima di redigere la
Lezione finale, che per fortuna poi è stata pubblicata, perché comunque era uno stadio molto avanzato di composizione, e c'è, questo è un testo che veramente, chi non la legge, mi sento di consigliare lettura, bellissimo romanzo. A un certo punto lui racconta, allora, Camus, come sappiamo, no, un paese, nacque in un paese sotto il dominio coloniale francese, una famiglia poverissima, l'orfano del padre, fu allevato dalla madre e dalla nonna, analfabete, in una condizione che lui descrive nel libro benissimo, di privazione materiale e culturale totale, che poi incontra questo maestro, che gli dà poi la possibilità, con una borsa di studio, di proseguire dopo elementare, cosa che sarebbe stata impensabile, e diventerà, come che sappiamo, vince anche il Nobel per la letteratura, eccetera. Lui su questo si sofferma molto, perché ovviamente è la sua storia, la sua formazione sta lì. E lui a un certo punto dice: la miseria è, queste sono le sue parole, la miseria è una fortezza senza ponte e levature. Poi parla molto appunto di questa cosa che vi ho detto, della scuola pubblica. Lui scrive queste cose, poi siccome appunto era un manoscritto non compiuto, dove lui annotava a fianco le cose da sistemare, quando racconta la scuola a un certo punto scrive questo passo da sviluppare, fare l'apoteosi della scuola pubblica. La scuola pubblica era una scuola pubblica francese, coloniale, ma era una scuola pubblica, quella che a lui diede poi questa possibilità di far valere la propria differenza. Quello è il ponte levatoio, quello fu il ponte levatoio per lui, per altri come lui. E a me piace sottolineare che usa questa metafora del ponte, che è una metafora che esalta la dimensione orizzontale, no? Quella dell'incontro. E nulla a che vedere questa cosa con la dimensione verticale, invece, perché quello di cui parliamo è sempre riferito a un'altra metafora, che è quella molto discutibile, anche questa, dell'ascensore sociale, che è invece qualcosa, no? Di ordine verticale, dove non c'entra la dimensione comunitaria, cooperativa dell'incontro, ma l'ascesa verticale individuale del successo personale. Allora, qui c'è proprio questa cosa, no? La dimensione collettiva verso la dimensione individuale competitiva. Sono queste due le cose che praticamente Camus, questo romanzo, mette in campo, e mi piace concludere con questo, perché qui sta l'essenza della questione, secondo me. Ricordiamo che prima evocavamo gli anni 70, anche anni 60, sono gli anni, no, i due decenni, diciamo, in cui la scuola pubblica fa grandi passi avanti per una pluralità di approcci pedagogici, pratiche, didattiche, che vengono da mondi molto differenti, no? C'è l'esempio più noto, che tutti citano, spesso senza averla letto, che è Don Milani, no? Quindi c'è un ambito cattolico, ma ci sono poi ci sono altri maestri, insegnanti, pedagogisti che vengono dalla sinistra, dal Partito Comunista, dai socialisti, dagli azionisti, cioè tante culture che in quegli anni fanno crescere esperienze, Mario Lodi, cioè sono tantissimi, se ne possono citare in quegli anni, in tante parti d'Italia, al sud, al nord, che hanno però una cosa in comune, che è quella della cooperazione, cioè mettono al centro dell'agire scolastico, dell'insegnamento, eccetera,
La cooperazione, c'è cioè anche uno dei movimenti più importanti del rinnovamento pedagogico di quegli anni, è il movimento di cooperazione educativa, che peraltro ancora è attivo, no? Si chiamava così, fu fondato tra gli altri da Bonociari, che fu uno degli artefici della scuola a tempo pieno. Ecco, l'altra cosa che ho dimenticato, che nacque negli anni 70, importantissimo. Quindi questo elemento della cooperazione è l'elemento su cui è in ambito scolastico e in altri ambiti lavorativi legati prevalentemente al settore pubblico, noi dovremmo rimettere al centro del discorso per smontare i miti, le retoriche del merito. Mi fermo qui per ora. Grazie. Grazie, grazie Mauro Borelli. Beh, direi argomenti interessanti, no? Visti tra l'altro con una prospettiva obliqua un po' differente rispetto a quella mainstream. Tra l'altro, secondo me, il brodo di cultura anche delle argomentazioni all'interno del paradigma democratico è in continua evoluzione. Cioè, aveva un senso per la scuola di Chicago parlare di capitale umano, cioè di un investimento magari anche in una istruzione superiore, quindi nei migliori atenei americani o anglosassoni degli anni 50-60, all'attualità, per esempio, anche quell'investimento lì può essere deficitario. Non sempre le diciamo, formazioni intellettuali di alto livello poi hanno un riconoscimento reale, un riscontro nella vita lavorativa, reale. E chiudo e poi apro subito il dibattito, che sia penetrato nel mondo del lavoro. Se volete, vi porto la mia appunto mini esperienza personale. Io sono un dipendente pubblico di un ente locale. La cosiddetta retribuzione accessoria, il salario accessorio, è funzione, questo sancito proprio nel contratto collettivo di lavoro, è funzione da un lato della esperienza professionale acquisita, quindi dell'anzianità lavorativa, e dall'altro della valutazione della performance diciamo, della struttura apicale a cui si fa riferimento. Quindi ambedue le cose, valutazione, noi nel nostro gergo le chiamiamo con un linguaggio piuttosto avvilente le pagelline interne, no? Dei dipendenti pubblici, poi sono il raggiungimento degli obiettivi. Non entro, diciamo, in questa selva perché è davvero una selva oscura, ma per dirvi che il paradigma sta cambiando, ma sta cambiando nella direzione della meritocratica che dicevamo stamattina. Il vecchio contratto di lavoro, per esempio, sulla questione del salario accessorio, prevedeva un 60% di anzianità lavorativa e il 40% di valutazione attraverso appunto una sorta di test. Il nuovo contratto di lavoro che abbiamo siglato dopo anni e anni di stallo prevede il 40% più il 40% per cento, il 20% riservato alla formazione. Quindi siamo tornati a un'equivalenza, diciamo, tra la valutazione della performance e l'anzianità lavorativa. Quindi sbilanciando, diciamo, la cosa anche da questo punto di vista sui valutatori. Chiudo. Apriamo davvero il dibattito, dite la vostra, ne avete tutta la facoltà, potete, diciamo, esporre un vostro ragionamento, farle delle domande al nostro relatore, di solito ne raccogliamo tre e poi sentiamo la replica appunto del dottor Moretti. Vengo lì, così si sente. Sì, perché c'è questo. Vieni, vieni, vieni qua. Così almeno non ostacolo nessuno. Io pongo, diciamo, la questione sul problema della meritocrazia del lavoro che c'è al giorno d'oggi. Parlo soprattutto, diciamo, da giovane. Allora, io ho notato, almeno dalla mia esperienza in generale, che c'è un problema, no? Soprattutto nel nostro paese, di mentalità applicata al lavoro. Ora, quanto al giorno d'oggi, molto spesso essere assunti, quando prendi il lavoro, non è visto come, diciamo, dagli altri colleghi, datori di lavoro, come una risorsa. Ma viene visto semplicemente molte volte come un numero. Io ho esperienza di
amici, eccetera, che alcuni sono dovuti andare via proprio perché sono dovuti andare a lavorare all'estero, proprio perché hanno detto qua ci sono veramente grossi problemi a far capire che un collega è una risorsa e non è un peso, non è un numero da, insomma, che può essere sostituito l'uno con l'altro senza problemi. E questo intacca, credo, molto la questione meritocratica in Italia. È veramente un grosso problema. Io credo che una delle chiavi proprio per cercare di, diciamo, di portare la meritocrazia, o meglio di potenziarla e di perfezionarla, sia appunto un cambiamento proprio della mentalità sul posto di lavoro. Ecco, questo era il mio pensiero, un cambiamento nella cultura, nel modo anche di ragionare su come vedere gli altri all'interno del lavoro e che la persona che lavora è una risorsa, non è un peso, qualcosa come se fosse dare il lavoro a uno è quasi come se viene visto quasi come un sacrificio che viene fatto. Secondo me questo deve essere cambiato, perché io vedo proprio che c'è questo problema grosso sul posto di lavoro al giorno d'oggi, soprattutto, diciamo, dei giovani, e poi si intacca chiaramente tutto quello che è il mondo del lavoro, la produttività, eccetera, entra in crisi. Ecco, grazie mille. Grazie, grazie, grazie Marco. Adesso abbiamo anche una domanda che viene posta da remoto, da chi c'è collegato online. Elia, sei tu? Sì, ci sono, eccomi. Non so se mi sentite. Sì, va bene. Dunque, faccio prima una battuta e poi un breve intervento, non ci metto molto. Sì, farei una riflessione, mi ricollego anche a quanto diceva Marco, a quanto possa essere utile per l'aumento della produttività nel mondo del lavoro, sia pubblico sia privato, la cosiddetta meritocrazia, nel senso l'instaurazione di quella competizione tra colleghi di lavoro che molto spesso non porta risultati positivi. Un'altra battuta la faccio sul tempo pieno, e sarebbe opportuno garantire a ogni costo, per le famiglie numerose, per le famiglie che hanno delle case piccole con figli che stanno addossati in una stanza, per le famiglie che non sanno dove tenere figli perché non hanno un reddito che glielo possa permettere, ed è uno spreco di capitale umano questa, come devo dire, questa ineguaglianza che c'è. Il mio intervento però vuole riprendere, mi sembra, qualcosina che avevamo già detto come scuola politica negli anni passati, e cioè il fatto della competenza e del merito di cui sono base le nostre società, nel senso che, la ideologia, il mantra della competenza e del merito trasversalmente pervade la nostra società anche nel privato. Pensiamo, sì, non solo ai medici, pensiamo agli imprenditori, pensiamo alle ditte private, pensiamo, non lo so, alla scuola, all'università. Uno dei campi dove, si potrebbe attenuare, si dovrebbe attenuare questa ideologia del merito, ad esempio, è la politica. La politica, faccio riferimento al campo dei nostri rappresentanti, che sono i rappresentanti del popolo che è sovrano. Nel senso, ma che senso ha avere la gran parte dei politici che devono rispondere al mantra della meritocrazia? Nel senso, faccio riferimento al Parlamento, ai consigli regionali, ai consigli provinciali e comunali, ma è possibile che non si possa garantire che un certo numero di seggi venga, in qualche maniera garantito nel rispetto del principio democratico, delle leggi che vi sono
alle persone che sono più sfortunate, a quelle che non stanno sulla stessa linea di partenza, perché l'efficientamento compone una depressione della rappresentanza. Ma faccio riferimento anche alle ultime riforme che sono state fatte dagli anni 90 in poi, ma non occorre una riflessione sulla legge comunale e provinciale, sulla legge delle regioni, nel senso, ma aumenta la democrazia il fatto che noi il presidente della regione o il sindaco lo eleggiamo direttamente e non venga eletto dal consiglio? Per il fatto che l'elezione diretta comprime l'organo legislativo, comprime i rappresentanti del popolo. Il rappresentante del popolo non è uno, perché se no torniamo alla monarchia rappresentativa e abbiamo efficientato il sistema, non lo so. Ecco, mi fermo qua, non so se sono stato chiaro. Grazie Elia per il tuo intervento. C'è adesso Marika. Sì, torno all'argomento. Sì, devo tenere le mani? No, sì. No. Ok, torno all'argomento da cui siamo partiti, che è quello della scuola. Premesso che io diffido di chi ha due cognomi, come dicono gli inglesi, da un certo punto di vista, e che quell'articolo di Galli della Loggia è stato devastante, faccio lo sguardo dall'altra parte, che è la parte drammatica, secondo me. Cioè il fatto che se voi andate a chiedere fuori dalle scuole a genitori e a volte ad alunni, vi diranno che Galli della Loggia ha ragione. Perché mi sembra che il meccanismo più devastante che questa cosa ha fatto partire è una psicologia del risentimento. E la psicologia del risentimento fa sì di pensare che quelli siano dei vantaggi che vengono dati, e che invece io non ho. E allora su questo, come dire, sfondano facilmente. Io sono risentito perché ho il collega di lavoro fannullone, perché tutti abbiamo avuto un collega di lavoro fannullone, no? Cioè, nel senso, o quello che riesce negli interstizi a fare il furbo in questo paese in maniera particolare. E questo scatena una morale, una psicologia del risentimento, per cui hanno il gioco facile. Il gioco diventa facile, oltre a tutti i meccanismi che ha detto lei. E senza però comprendere che nella realtà chi ci rimette sono, torno ai genitori fuori dalla scuola, esattamente i loro figli. Cioè che invece di puntare sul fatto che quel lavoro sull'inclusione era un lavoro che può portare tutti al miglioramento non solo dell'accettazione del diverso, ma anche, come dire, entrando nel pedagogico, come direbbe Vygotsky, la cooperazione che mettono in atto i bambini nelle loro differenze, quelle che li fa imparare di più. Mentre invece ci fidiamo di una cosa che è ancora peggio dell'invalsi, secondo me, che è quella bella classifica dei migliori licei d'Italia e delle migliori scuole d'Italia, cioè le scuole dell'eccellenza, dove il diverso viene simpaticamente invitato ad andarsene perché rallenta i ritmi dell'apprendimento. I ritmi dell'apprendimento. Poi faccio invece l'altra cosa per cui in realtà il discorso non funziona, lo faccio da donna. I dati ci dicono che le più brave a scuola sono le donne, ma poi il merito non le premia sul lavoro. Ma va. Quindi c'è anche, come dire, no, il giochino di smascheramento dovrebbe funzionare su più livelli. Grazie Marika, grazie. C'è ancora Maurizio. Sì, io... Mi sembra molto interessante quello che ha detto il relatore, che ha tenuto sempre i due piani, per esempio della sanità e della scuola, affiancati, perché questi due settori sono andati avanti proprio di pari passo negli anni, no?
merito. Nella sanità è meritevole il manager, che adesso si chiamano così, della ASL, azienda, parola che sarebbe da cancellare da tutte le strutture sanitarie, che fa risparmiare. Cioè non quello che ha curato bene e che ha nel suo bacino le persone sane, ma quello che ha fatto risparmiare. La scuola. Ma c'è stato un grande abbaglio all'inizio, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. La logica privatistica che entrava nella scuola, ma l'autonomia scolastica è stato il grimaldello attraverso cui il privato, la logica privatistica è entrata nella scuola. È stata l'autonomia scolastica, cioè mettere in concorrenza le istituzioni scolastiche fra loro. Guardate, questa concorrenza è pazzesca. Oggi, lo sapete, in questi giorni ci sono le giornate aperte, in cui che sono la presentazione di una serie di attività, in alcuni casi intelligenti, in alcuni casi demenziali, per dimostrare che la propria scuola è più bella, è più efficiente, è fatta meglio, e i bambini imparano meglio, di quella a fianco. E gli insegnanti partecipano a questa cosa. Ma si chiedono, gli insegnanti sono dipendenti dello Stato, per cui non sono dipendenti di una singola scuola. Esiste anche questa contraddizione. Cioè, il sistema scolastico è un sistema pubblico, statale, non sono singole scuole che dovrebbero, che invece sono in competizione tra loro. E allora vado a dire, ecco perché si dice i genitori davanti alla scuola darebbero ragione al nostro signor Galli della Loggia. Ma sì, perché è proprio il fatto, questa competizione fra le scuole, l'avere eliminato i famosi bacini di utenza. I bacini di utenza erano garanzia della mixità culturale delle scuole, perché tu abiti in quel quartiere e vai in quella scuola, basta. Cioè, il che non eliminava evidentemente il discorso, sì, non eliminava il discorso del quartiere più povero, del quartiere più ricco. Poi lì ci sarebbero degli accorgimenti da fare. In Francia fanno le ZEP, le zone di educazione prioritaria, che sono criticabilissime, ma insomma che sono un tentativo di risolvere anche questa cosa. Però oggi, genitori, e guardate, c'è un dossier fatto, è un libro che circolava un po' di tempo fa, tre o quattro anni fa, da il Comune di Milano in collaborazione col Politecnico, adesso mi sembra che si chiami White Flying, cioè il volo dei bianchi, perché riprende quello che facevano i bianchi negli Stati Uniti quando se ne andavano dalle situazioni in cui c'erano i neri, no? E il White Flying a Milano è la migrazione da una scuola all'altra dei ragazzini più dotati, più bravi, più educati, che vogliono evitare l'handicappato, che vogliono evitare lo straniero e così via. Perché non ci sono più i bacini d'utenza, perché l'autonomia scolastica ha introdotto questa cosa. Quindi dobbiamo ripensare a queste cose qui. Volevo anche dire un'ultima cosa, perché ho già detto, sono già stato lungo. A me io per molti anni ho lavorato in istituzioni internazionali di carattere educativo. Bene, vi assicuro, è vero che il discorso dell'inclusione dei disabili nella scuola è una caratteristica italiana, ma è una caratteristica che è molto importante e che va assolutamente difesa. Cioè è una cosa bellissima, ecco, è pazzesco che adesso ci sia chi... perché guardate che effettivamente negli altri paesi succedono delle cose spaventose, le classi differenziali, il Belgio, ma dove c'è la capitale dell'Europa, Bruxelles, dove ci sono le scuole per i débiles e
state attenti, non sono una scuola, sono scuole dove ci sono le classificazioni del livello di disabilità, per cui c'è il livello A, B, C, eccetera. Pensate cosa vuol dire essere messi nel livello C dei disabili, cioè vuol dire che tu non vai a scuola, fai un'altra cosa, ecco. E si dà per scontato che in quelle classi non si impara niente, sono lì, sono classi di custodia, no? E poi naturalmente si dice, sì, però se tu recuperi puoi ritornare nelle classi normali, tra virgolette. Sì, ma com'è possibile? Non succede mai, perché se tu a una persona dai un insegnamento che già lo qualifica come debile, cioè come potrà mai questo riaccedere a una classe, diciamo così, normale? Non succederà mai. Ecco, però io credo che noi dobbiamo ripensare anche su questi meccanismi della scuola. Io impazzivo quando ero a scuola, adesso sono pensionato, con le giornate aperte per portare via l'utenza, ecco, il supermercato a qualcun altro. I colleghi più giovani non ci impazzivano tanto e non lo trovavano tanto strano, ma non perché siano stupidi o non capiscano le cose, perché sono stati formati con quella logica, perché hanno seguito dei corsi, delle università, delle città, in cui sono stati formati così. E poi avevamo una scuola vicino, la mia era una scuola che accoglieva tutti, ma proprio tutti, giustamente, e avevamo la scuola vicina che quando, qui a Milano, che quando si presentava il padre di un ragazzo disabile per iscriverlo, diceva no, mandateli là, che là sono specializzati. Sapete che le scuole specializzate appunto non esistono, ecco, scusate la lunghezza. Scusi, c'erano che sono state sì, con sì. Su questo c'è qualcosa da dire, io mi sento un po' partecipare. Buongiorno, che l'ho vissuta per una situazione di un ragazzo spastico non ambulante. A Milano c'erano le famose scuole speciali ed erano quattro, uno per i bambini non vedenti, uno per i bambini con problemi mentali, un'altra per i bambini non udenti e un altro con dei problemi neurologici generali. Io ritengo che questa riforma sia una riforma, nel mio piccolo, irrisolta, come un po' la famosa chiusura delle strutture dei manicomi, perché sì, i bambini sono stati inseriti, ma a quali condizioni? Non c'è più, non c'è altro. Il genitore si trova poi completamente solo. Il bambino è una scuola, ma non c'è più quella struttura di riferimento, quella struttura di protezione che in qualche modo era la scuola speciale, con gli addetti, con gli psicologi, con gli psichiatri, con gli specialisti, con il tempo prolungato. Ecco, questa è una cosa che mi fa, sulla quale mi permetto di avere qualche, così, di evidenziare qualche problematica. Elena. Non stavo giocando col telefono, stavo cercando una cosa che volevo leggere, ma adesso non ho ancora c'è trovata. C'è intanto Leonelli. Io diciamo che ho apprezzato quello che diceva il professore sulla faccenda dei test per fare medicina. Sì, sì, è un problema. Però mi ricordo anni fa un certo presidente dei medici, un certo, mi ricordo che si chiamava Parodi di Genova, che diceva che c'erano i 68, chissà che medici avremo, perché dicevano che inizialmente al liceo forse avevano 6 politici, insomma, comunque prevedeva che ci fosse stato, dopo hanno fatto i test. Però mi dicono che i test sono un po' fatti a
No, per quanto riguarda invece quello che diceva il signore, attesto che dal bacino d'utenza, se lei va sul comune, dice dove abita, le dice l'asilo, però è stato abolito da Luigi Berlinguer tanti anni fa, bacino d'utenza. Perciò, anche noi abbiamo un caso là vicino a noi dove questa scuola in mezzo al quadrilatero San Siro, in mezzo alle case popolari fatte negli anni 50-60, fanno fatica a fare una prima classe, in quanto ci sono molti neri di tutte le razze. Per cui alla fine, poi la cosa, ci sarebbe da dire che Calamandrei, che tanto, che io ogni tanto dico, ma sono tutte belle, sono state belle parole quelle della Costituzione, perché il sottoscritto che aveva altri due fratelli, fratello e sorella, a 15 anni mio padre, no, io ho fatto la media antica con l'esame di ammissione, il latino, però voglio dire, sono stato subito, ho cercato subito il libretto di lavoro, poi ho fatto la serale, grazie a Dio sono a Milano, mi interesso ancora, ho lavorato 50 anni, per cui, però diciamo che dipende molto da dove nasci, da dove nasci io qui. Perché dopo magari uno, cioè, io non ho mai perso un anno a scuola, però non ho avuto la fortuna di fare la scuola più efficiente. Poi, vabbè, anche i test li ho fatti anch'io, tante volte forse avevano ragione. Forse erano diversi. Forse erano diversi. La logica... No, quindi era cattolica psicotecnica, li chiamavano, per fare inizialmente... Poi hanno detto, vai alla STIP, che era la società telefonica piemontese lombarda, per fare il meccanico centrale, ma l'ho bocciato, probabilmente vanno ragione loro, perché dopo... Però diciamo che, dipende, una figlia che ha fatto una scuola cattolica, un liceo artistico, più altri due anni, teatro angelico, dedicata alle arti per la Chiesa. Però quando ha fatto, non ha avuto nessuna indicazione, per cui il primo impiego che ha trovato, sa dove era? A Capriate, da Milano prendeva il pullman, era una scuola, ha fatto la grafica un pochino, però voglio dire, da Milano, San Siro, andava a Piazza Loreto, poi prendeva il pullman e poi dopo, vabbè, adesso la partita arriva, ma comunque, purtroppo, anche lì nelle scuole, nel liceo, diciamo ci deve essere un indirizzo, ecco, serve anche studiare non solo per lo studio, ecco, perché tante volte gli studenti dicono ma noi non vogliamo studiare per fini lavorativi, però alla fine la cultura è molto bella, però ci vuole anche... Adesso so che vogliono fare il ministro del Made in Italy. Scuola del Penino. Il corso per fare la scuola del Penino. Oppure fanno un nipote che ha fatto l'Istituto Galileo, l'Istituto Tecnico Grafico Galileo. Sa dove è stato? Così, come cose culturali. Una volta a Ficino, dove c'è l'inceneritore. C'è il termovalorizzatore e l'altra volta il museo del Milan Venezia. Non ne ha mai portati sì, va bene, grazie Leonelli. Allora, molta carne al fuoco, perché di solito noi prendiamo una terna, diciamo, di domande. In questo caso abbiamo raddoppiato, sono 6 gli interventi, la parola a Mauro Guarelli per un commento. Insomma, mi è sembrato comunque ricco il dibattito. Stavo appunto cercando una cosa che poi vi volevo leggere e... ecco qua. Sì. Allora, sì, sono tante cose, non so se riesco a rispondere a tutto. Comunque, allora, avete fatto molto bene richiamare alcune cose come l'autonomia scolastica, la classifica delle scuole, perché questo è importante perché appunto questo sistema, diciamo, semplificando quello che ruota intorno all'ideologia del metro, è costruito, nel tempo, con passi graduali, successivi, insomma, fino ad avere
un'architettura ancora incompiuta, ma fatta di tanti mattoni, tantissimi, quindi proprio richiamarli utile, perché ognuno svolge una funzione diversa, ma tutti si incastrano a un certo punto. Allora, effettivamente l'autonomia scolastica è stata uno dei tasselli, l'autonomia scolastica è stato richiamato e di Berlinguer, quindi anche lì per dire che quando prima dicevo una certa omogeneità politica, a prescindere dalle differenze di provenienza politica, è un tratto caratteristico di questa cosa. Quando prima dicevo che l'Unione Europea ha delle responsabilità, lo dicevo perché tutta una serie di cose che riguardano, per esempio, l'introduzione della frammentazione delle competenze, deriva dalla direttiva dell'Unione Europea, che fanno tutte, che derivano tutte da un grande quadro costruito da Jacques Delors, quando era presidente della Commissione Europea. Jacques Delors era un eminente esponente del Partito Socialista francese. No? Quindi a un certo punto i fronti politici si sono mescolati su queste cose qua, si sono mescolati. La classifica delle scuole è una cosa veramente pericolosa, viene governata a caso dalla Fondazione Agnelli, che è una delle istituzioni private, in questo caso, che sono però dei capisaldi riconosciuti anche dal settore pubblico, perché il Ministero evidentemente ha un'interlocuzione diretta alla Fondazione Agnelli, è qualcosa che distorce completamente l'approccio che una famiglia dovrebbe avere rispetto alla scuola, no? Poi dopo l'apparato mediatico ci mette il suo, semplificando ulteriormente il discorso della Fondazione Agnelli, che è già abbastanza semplificato, per cui uno alla fine cerca di... No? Pensa di scegliere la scuola migliore per il proprio figlio basato su queste classifiche, che esattamente come le classifiche dell'università d'Europa non vale nulla, cioè non ha, come dire, un fondamento scientifico. C'è un sito che si chiama ROARS, molto valido, che si occupa prevalentemente di università ma anche di scuola, dove queste cose vengono esaminate molto puntigliosamente, molto analiticamente. Lì sono delle dimostrazioni sulla facoltà scientifica delle classifiche delle università, è la stessa cosa che si chiede nelle scuole. Però poi quello che traspare nel dibattito pubblico attraverso i media, ciò che arriva a tutti, sono questi brandelli semplificati di cose, e uno si orienta con queste ed è profondamente distorsivo. Poi ci sono, appunto, i tasselli sono tanti, ne voglio richiamare ancora due. E uno, per esempio, il curriculum. Ora gli studenti delle scuole superiori, per accedere all'esame di maturità, che si chiamava esame di maturità, devono scrivere il curriculum. Cioè, sì, il curriculum è qualcosa che tutti abbiamo imparato nella vita a fare perché ci serviva per il lavoro. Quindi quando arriva uno studente di 19 anni che ancora ha delle esperienze di studio da fare, forse si spera, magari va all'università o fa altre cose, che già deve pensare quello che fa in termini di lavoro, perché il curriculum a quello serve. Quindi gli si dà uno schema, perché ovviamente è tutto uno schema che uno può scegliere dove fare, e in cui deve costruire un curriculum. Quindi a 19, 18 anni, quando lo fa, gli deve scrivere un curriculum. Per dare anche un po' di colore a questa notizia che vi do, a un certo punto in questo schema c'è scritto: qui scrivi le tue pubblicazioni. Cioè, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pensa che 18 anni non abbia delle pubblicazioni, quindi c'è anche della follia in questo. Però sono alcune cose che fanno ridere, però sono anche, come dire, la burocrazia ha una certa inerzia, evidentemente. Poi ci sono incontri con Instagram e TikTok tra le pubblicazioni. Non lo so. Poi è editare materiale editato. Sarebbe anche peggio. Poi ci sono i rapporti di autovalutazione, sono un altro pezzo del grande sistema di valutazione che si è costruito nel tempo, per cui le scuole devono scrivere un rapporto di autovalutazione. Qui ho riportato un paio perché all'epoca fece anche un certo scalpore. Allora c'è un liceo di Roma. Perché poi questi documenti, a proposito della trasparenza, sono pubblici, ma sui siti delle scuole ci devono essere per forza. Questo liceo dice, cito:
L'essere il liceo classico più antico di Roma conferisce alla scuola fama e prestigio consolidato, molti personaggi illustri sono stati alunni del liceo, e va bene, le famiglie che scegliono il liceo sono di estrazione medio-alto-borghese, per lo più residenti in centro, ma anche provenienti da quartieri diversi richiamati dalla fama del liceo. Tutti gli studenti, tranne un paio, sono di nazionalità italiana, e nessuno è diversamente abile. Nessuno. La percentuale di alunni svantaggiati per condizione familiare è pressoché inesistente. Tutto ciò favorisce il processo di apprendimento. Cioè, Galli della Loggia era già finito. Anche Luca Ricorci, eh. Certo, ma questi però sono gli insegnanti. Cioè, come dire, non è che adesso io voglio dire che sono razzisti, ci mancherebbe, però, come dire, sono stati inglobati in un modo di ragionare che fa sì che possano scrivere una roba così. È abbastanza impressionante, però l'hanno fatto. No. Cioè, è tutto un sistema che, come dire, molti hanno evidenziato, c'è una studiosa in particolare in Italia che si chiama Valeria Pinto, che ha scritto questo libro lucidissimo, molto importante, che si intitola Valutare e punire, che riprende appunto Foucault, il discorso sorvegliare e punire, che dimostra appunto che uno dei focus del suo ragionamento è questo, guardate che non dobbiamo pensare a questi sistemi come qualcosa che è semplicemente imposto. Chiaro che c'è un meccanismo dispositivo molto forte, perché che dall'altro sono anche delle leggi che rendono obbligatori determinati passaggi, e quindi no, è anche difficile schivarli. Ma la cosa più importante che dobbiamo analizzare e capire è che il loro funzionamento pratico, no, di queste pratiche, sta nella complicità, tra virgolette, che si crea nell'adesione passiva, o qualche volta volontaria, più volte passiva, per cui ciascun attore, in questo caso gli insegnanti, possono essere anche dipendenti pubblici, si sentono parte di questa cosa, e pur non condividendola magari, collaborano, perché è un meccanismo che è fatto in questo modo, ed è per questo che è difficile scardinarlo, perché le imposizioni, no, sono più... più facili da aggredire, le cose in cui vieni coinvolto in maniera un po' mellifera, quotidianamente, magari non te ne rendi conto, poi fanno sì che si crei un meccanismo di consenso che ha vari gradi e che però coinvolge tutti. Questo è quello che veramente poi rende complicato. Sì, sì. Poi, l'ultimo pezzo che era quello che cercavo. Scusate se ho acceso il telefono, ma proprio per questo motivo, per ritrovare una cosa che avevo scritto, che le competenze, adesso è troppo tardi per fare un discorso sulle competenze, che sarebbe, anche lì si è stratificato tutto un meccanismo che deriva dall'Unione Europea, per cui tutto oggi viene ridotto a competenze, c'è cioè il quadro europeo delle competenze, chiave, poi dopo c'è un quadro specifico delle competenze, addirittura c'è un quadro delle competenze imprenditoriali che devono essere insegnate a scuola sin dalla prima elementare. E vi invito a leggere, perché è anche comico, fanno anche un po' ridere. E poi ci sono le competenze cognitive, l'ultimo trovato. Qui, questo è interessante perché... il nostro Parlamento, che ormai è incapace di legiferare ed è ridotto a un mero strumento di ratifica di decreti legge, questa è una cosa molto grave perché di fatto viene alterato il meccanismo previsto dalla Costituzione che differenzia il potere esecutivo dal potere legislativo, il potere esecutivo ha sussunto il potere legislativo. In una delle pochissime iniziative parlamentari di questa legislatura, il Parlamento ha raggiunto in tempi record, pochi mesi, un accordo su un provvedimento di legge approvato all'unanimità, a proposito, che approva il fatto che ci siano le le competenze non cognitive, cioè il fatto che le scuole debbano valutare anche le competenze appunto che non fanno riferimento agli aspetti classici disciplinari. Per cui d'ora in poi le scuole, se in balzi ovviamente, dovranno valutare amicalità, coscienziosità,
stabilità emotiva, apertura mentale, empatia, ottimismo, speranza, spirito di iniziativa, flessibilità e adattabilità, autostima, fiducia in se stessi, capacità di essere in relazione con gli altri, eccetera. No, 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 no. Cioè, vuol dire, cioè, tutto ciò che in qualche modo fa parte anche questo dello stare a scuola e della capacità di un insegnante bravo di entrare in relazione con questi elementi che ovviamente hanno tanto a che fare con i processi di apprendimento, tutto questo viene, come dire, snaturato per essere sottoposto a una parcellizzata procedura di valutazione, cioè tutte queste cose devono avere un voto, è un voto, ma una valutazione, che è però, come si può ben comprendere, diventa facilmente una stigmatizzazione, perché, no, a parte che va, cioè, c'è il solito discorso del misurare il non misurabile, vai a misurare l'amicalità, l'empatia, no? Cioè già questa è un'aberrazione. Poi, ovviamente, questo va a cristallizzare determinate differenze sociali che inevitabilmente ci sono, e anziché appunto incoraggiare, valorizzare le differenze, qui le si cristallizza in un voto, una valutazione, una misurazione, un algoritmo forse anche. Quindi questo era per dire appunto la costruzione di questi sistemi è molto complessa, è fatta di tante cose, ma che è tutte incastrate, è difficile da analizzare una per una, leggere le connessioni, è talmente avvolgente che è appunto difficile da... Da aggredire. Allora, rapidamente però altre cose sono state dette. Sì, certo, la psicologia e il sentimento sono d'accordo, cioè c'è molto di questo, no? Cioè in questa, cioè tutto questo funziona perché c'è una sostanziale cultura dell'individualizzazione, per cui no, tutti i problemi sociali vengono rapportati ad aspetti che riguardano l'individuo e di conseguenza l'individuo è spinto a ragionare come se dipendessero da se stesso, perdendo un quadro di riferimento, per cui questo va di pari passo all'allentamento dei legami sociali e comunitari, alla sostanziale scomparsa di strutture politiche collettive, no? Ci sono più partiti di fatto, i movimenti sono in crisi, sindacati anche, no? Quindi tutto quell'agire collettivo che in qualche modo ha fatto anche da tessuto collettivo in questo paese, cioè, è stato, cioè, e non c'è, e quindi davvero gli individui sono soli ad affrontare cose che non si possono affrontare da soli, per cui ovviamente il sentimento è qualcosa che agisce sotto traccia e che crea determinati atteggiamenti anche di accettazione di ciò che è inaccettabile, perché di fatto non c'è, attraverso un approccio puramente individuale, non si riconosce il fatto che questi meccanismi aumentano le diseguaglianze, cioè aumentano i tuoi problemi anziché risolverli. Poi il signore diceva le scuole speciali, allora questo è un discorso che secondo me va a però ha a che fare più, come dire, con l'attuazione, no? La legge Basaglia ovviamente è stato un grande avanzamento sociale. Poi è evidente che se si fa la scelta di non finanziare i centri di salute mentale territoriali, eccetera, le famiglie poi si ritrovano da sole, a risolvere un problema che da sole non possono risolvere. Ma non solo lo spirito, ma la norma della riforma diceva tutt'altro. E questo è lo stesso. È lo stesso. È chiaro che l'integrazione dei disabili nelle classi, normali, è stato un grande passo avanti. Poi se non ci sono abbastanza insegnanti di sostegno, quasi tutti gli insegnanti di sostegno oggi sono presi senza formazione perché si è disinvestito nella formazione, non sono titolati a farlo, lo fanno praticamente... Nelle storia cattolica, senza nessuna esperienza, scuola, esatto. Però questo, capisce, è una distorsione del sistema che fa sì che poi dopo la reazione sia, vedete, allora era meglio, che ti spinge a dire, forse erano i manicomi, almeno
forse non è le classi differenziali, cioè, capito? È questo meccanismo che non deve scattare, perché se scatta questo meccanismo... Ma il genitore stesso viene costruito. Certo. È esattamente questo meccanismo. Poi il tema della la mentalità dei luoghi di lavoro, che dicevi tu all'inizio, questo è uno dei, cioè, dei temi più complessi, perché ha a che fare con quello che abbiamo appena detto, perché se il processo è tutto individualizzato, c'è cioè tutto l'inclusivizzazione, sindacalizzazione e tutti agiscono per sé e in contrapposizione gli uni agli altri, la mentalità sui luoghi di lavoro non è che uno lo può cambiare perché fa l'appello a cambiare la mentalità. Sono dei processi culturali, anche lunghi, quindi lì non c'è una soluzione che non sia quella di recuperare una dimensione anche lì cooperativa dell'agire, cioè non se ne esce, siamo sempre lì. Grazie, beh, insomma, abbiamo carburato con un po' più di lentezza stamattina, però mi sembra che di questioni le abbiamo poste, no, sul tappeto, peraltro. Lasciando magari riposare un attimo il nostro relatore, le questioni non sono ancora finite perché ci sono ancora persone del nostro circolo che vogliono portare il loro contributo, dire la loro, anzi io mi spiego a farlo liberamente perché anche se l'ora è un pochino tarda, qualche minuto ancora ce l'abbiamo su questa materia. Allora io invito subito Marilena che aveva fatto richiesta. Sì, dopo, no, c'era prima Marilena perché la e poi c'è Luca da remoto che vuole porre anche lui una questione. Allora, mi rendo conto che è stata messa tanta carne al fuoco. Io volevo fare invece un'osservazione sulla metafora dell'ascensore sociale che è stato presentato quasi in contrasto con una dimensione orizzontale che è la cooperazione. In realtà io vedo l'ascensore sociale come in quegli anni, fino agli anni 60, come la possibilità di superare la fissità che caratterizzava l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani, perché chi era figlio di contadino era normale che continuasse a fare il contadino, chi era operaio pensava che i propri figli dovessero continuare a fare l'operaio. Quindi vedo l'ascensore sociale come meccanismo che spezza questa fissità. Paradossalmente, questa metafora dell'ascensore sociale c'è ancora oggi. In che senso? Però non in un senso, come dire, legato al merito, ma l'ascensore sociale come scappatoia per arrivare a quel posto grazie alla conoscenza, grazie a tutte le raccomandazioni. Pensiamo ai personaggetti che abbiamo in Parlamento, che non hanno fatto non tutti per carità, però la stragrande maggioranza vediamo che sono degli improvvisatori. Cioè si sono buttati nella politica senza aver fatto una scuola come si faceva nel passato e così via. Per cui paradossalmente l'ascensore sociale c'è ancora per andare ad accaparrarsi dei posti per i quali non hanno nessun merito e va bene. Questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa, ha citato Delors che nel 73 ha fatto questo libro bianco su... aspetta, cos'era? Occupazione, crescita, competitività e occupazione, legando questi. Ma perché? Perché si fa strada quella che ancora oggi viene chiamata società della conoscenza, cioè una società in cui è importante avere delle conoscenze e saperle giocare nel modo giusto. Due anni dopo Madame Cresson ha fatto il libro bianco su insegnare e apprendere nella società cognitiva, che io credo ancora oggi sia un faro importante, perché lei insiste molto affinché le scuole sviluppino competenze che mettano le persone in grado di affrontare le sfide, non... cioè, questo cito da Milani, e non fare i sudditi, cioè essere cittadini e non sudditi in una società della conoscenza. E lei insiste sulla memoria storica, dice bisogna coltivare le radici, quindi insiste molto sull'insegnamento della storia, sulla consapevolezza delle proprie radici, ma anche una, come dire,
un'attenzione a quello che è lo sviluppo tecnologico e scientifico che è continuamente in progresso e in sviluppo. Per cui dall'Europa ci vengono anche indicazioni molto importanti e secondo me bisogna prenderle per il verso giusto. Cito l'ultimo, il memorandum della formazione permanente del 96, che finalmente definisce l'apprendimento formale, non formale e informale. Allora, non c'è solo la scuola come luogo in cui si apprende, ok? Ma si apprende anche in situazioni non formali. Pensate per esempio all'esperienza di lavoro che fa un giovane mentre è ancora a scuola, le famose esperienze di lavoro, per cui l'azienda non è un'istituzione educativa, c'ha ben altro, no? Come finalità. Però in quel momento, mentre accoglie un ragazzo in stage, svolge una funzione educativa e quello è un apprendimento non formale. E poi c'è l'apprendimento informale, quello della vita quotidiana. Cioè, le donne, già nel passato, cioè, erano in grado di gestire il budget familiare senza aver studiato economia all'università, ok? Quindi questo è un esempio per dire che ci sono delle competenze che si possono acquisire nella quotidianità. Sempre lì si insiste molto sull'accompagnare i giovani a scoprire quello che è la loro strada, il percorso adatto a sé e non piegato sulla logica del mercato, perché non è che un lavoro è bello in sé, ma è bello per me, va bene per me, per le mie caratteristiche personali e così via. Da ultimo mi permetto di lanciare una lancia a favore di a favore della stesura del curriculum, perché consente, è un momento secondo me per i giovani di guardarsi e riconoscere le carte che ha in mano da giocare, che non sono solo i voti che prende a scuola, ma sono per esempio qualcosa che ha imparato. Pensate a chi fa parte dell'associazione scout, degli scout, no? Impara grazie a quell'esperienza a gestire le relazioni, a gestire i gruppi, a riconoscere le dinamiche. Questa è una competenza non da poco da mettere in evidenza nel curriculum. Quindi, secondo me, è un'occasione da dare ai giovani per leggere le carte che hanno in mano da giocare. Randy Posch, che era un informatico particolare americano, diceva sempre che il destino ci ha dato delle carte. Quindi, non so, nei confronti di soggetti fragili o disabili hanno carte diverse, ma ce le hanno anche loro, diverse dalle nostre. Sta a noi decidere come giocarle. Ma se quelle carte non le conosciamo e se la scuola non ci aiuta a riconoscere le carte che abbiamo in mano, non ci offre le occasioni perché vengano fuori. Se si fa ancora la didattica tradizionale in cui l'insegnante parla e gli allievi ascoltano e io valuto lo studente per quello che sa rispetto a quello che io ho spiegato, e allora dobbiamo così farne di strada. Comunque anch'io condivido che la scuola è tornata indietro, Grazie molto. Marilena, c'è ancora Luca da remoto. No. Luca. Sì, grazie. Spero di riuscire a farmi sentire. Grazie innanzitutto ai tanti interventi. Mi inserisco nella scia di uno in particolare. Apprezzo che sia stata sollevata la questione dell'autonomia scolastica. Chiunque abbia in qualche modo a che fare con la scuola poi rientra in quel novero di persone che poi al di fuori commentano spesso evidenziando cosa non va. Quasi 30 anni fa, anzi 30 anni fa esatti,
Io ho partecipato, lo posso dire, tanto ormai eventuali reati sono caduti in prescrizione, all'occupazione della mia scuola. Ero nel comitato, diciamo, più attivo, ne abbiamo occupato l'istituto. Perché? Perché proprio 30 anni fa si discuteva e stava per essere approvata la legge che varava l'autonomia scolastica. Quella nostra esperienza, questo è un po' il punto che mi tocca, quella nostra esperienza di occupazione non se ne facevano, negli anni precedenti non ce ne erano state mai, insomma. Quella fu la prima e mi pare però che dopo quell'esperienza la cosa sia stata un po' banalizzata, cioè si sia un po' istituzionalizzata la questione dell'occupazione dell'istituto, quasi come una esperienza, diciamo, di partecipazione. Ora, io ricordo quella occupazione contro l'autonomia scolastica, aveva un obiettivo molto preciso e nonostante tutto eravamo consapevoli che non sarebbe servito a granché, nel senso che non pensavamo veramente che la nostra manifestazione potesse interrompere il flusso, però avevamo ben chiaro il problema. Scuole di serie A e scuole di serie B, ma anche di serie C, insomma, esistevano già e eravamo convinti che l'ingresso dei privati, che l'autonomia dei ex presidi avrebbe portato poi a situazioni che poi sono sfociate anche nel grottesco, come quella persona diceva, gli open day in cui a distanza di 30 anni magari si fanno le stesse cose, le stesse promesse di allora, salvo poi non metterle mai a sistema, laboratori che non funzionano. Quindi poi le differenze sulle scuole rimangono, ma soprattutto quello che mi premeva era questo. Noi avevamo fatto un'esperienza ben contestualizzata contro un provvedimento ben preciso, non avevamo altre velleità, una cosa piuttosto seria, e abbiamo dovuto anche mediare con i compagni di classe, di istituto, perché c'era chi voleva continuare a studiare, c'era chi era preoccupato della maturità. Insomma, fu un'esperienza comunque formativa, ma non la metterei da questo punto di vista. Fu un'esperienza di responsabilità nei confronti di quello che stavamo facendo e anche, perché no, dell'obiettivo contro cui, o meglio, dell'oggetto contro cui stavamo manifestando. Ho paura che si sia un poco banalizzata l'esperienza della occupazione, si fa ogni anno, ma mi sembra qualcosa di ben diverso. Questo non lo vedo come un vantaggio. Io quasi quasi mi rammarico di aver fatto quell'esperienza, perché mi hanno detto che abbiamo sdoganato una cosa che poi è diventata, che non ha risolto nulla, poi è diventato qualcosa di quasi quasi una moda, ecco. No, quindi volevo invece rievocare, scusate l'aneddoto biografico, ma mi sembrava particolarmente significativo quell'esperienza, perché tra la precisione dell'oggetto, l'assunzione di responsabilità, cioè la non interruzione dell'attività didattica per non sfavorire chi aveva bisogno di recuperare terreno perso e c'è chi ne ha approfittato, perché naturalmente alcune lezioni sono saltate e questo ha permesso ad alcuni nostri compagni di poter studiare di più mentre noi occupavamo la scuola e recuperare un poco in funzione della maturità. Ecco, fu un'assunzione di responsabilità collettiva nei confronti dell'istituto scuola, ma anche delle persone che erano con noi e in generale del concetto per il quale, come diceva anche il dottor Boarelli, se non ricordo male, alla fine non è che il problema sia di fornire le stesse opportunità a tutti, ma è di portare tutti sullo stesso livello. Allora, quella riforma, purtroppo, ha avallato un meccanismo nel quale c'è una concorrenza. Io non concepisco come non lo concepivamo 30 anni fa, la questione della concorrenza fra istituti pubblici. Gli istituti pubblici dovrebbero portare tutti allo stesso punto, dovrebbero farsi concorrenza rubandosi gli alunni
Poi è chiaro che ci sono delle scuole migliori e alcune peggiori, però insomma, che lo spirito, andiamo sul discorso concettuale e formativo, che lo spirito sia del rubacchiarsi gli alunni con proposte didattiche che poi alla fine spesso sono solo su carta e non producono niente. Ecco, penso che dal nostro punto di vista, o dal punto di vista di chi si occupa come noi più di cultura che non di politica concreta, sia importante evidenziarlo. Cioè, andiamo a ripetere il fatto che non sono le opportunità, ma sono i risultati concreti che bisogna garantire. Le scuole non dovrebbero farsi concorrenza, le scuole dovrebbero puntare tutto sui ragazzi, più che puntare tutto sulle risorse e sull'accaparramento, come era chiaro che sarebbe successo, di interessi privati, anche semplicemente dei piccoli investitori locali. Grazie Luca. Dovrebbe esserci un ultimo intervento, credo. Enrico, se vuoi venire. Ma io intervengo perché sono già qui in casa, sono qua, quindi perché mi sembra la discussione di oggi è stata un po', cioè, a me ha toccato un po', perché io ho tanti anni che lavoro in una scuola, ma non lavoro in una scuola di Stato, lavoro in un centro di formazione professionale. Tutti questi temi li stiamo trattando e non ritengo una cosa facile, perché noi cerchiamo ai ragazzi che vengono da noi, che parlo di ragazzi di 15 anni e parlo di ragazzi di 30 anni, che devono in qualche modo informarsi per trovare un posto di lavoro. La cosa positiva che ritengo che abbia preso è il rapporto tra studio e lavoro. Quindi noi cerchiamo, quando facciamo gli stage su una parte, ma anche quando mandiamo i ragazzi a lavorare in certi posti, facciamo pianificazione, alimentazione, informatica, meccanico, tutto quello. Non è semplice mettere d'accordo il datore di lavoro e il ragazzo, per diverse mentalità. Quindi quello che in questi anni stiamo cercando di fare è quello di mandare più ragazzi a cercare un passione. Infatti adesso con Omar, con altre agenzie, si sta lavorando perché si riesce a portare il fanciullo che da qualche parte impara un po' la teoria, la cultura, per andare anche a lavorare per magari la cultura non esiste, perché il datore di lavoro interessa più il profitto che insegnare i ragazzi a fare un mestiere e a fare altre cose. È un lavoro molto lungo, un processo, però su queste cose qua bisogna anche lavorare. Sugli open day, credo che per fortuna ci sono, dico io, perché io li sto facendo, perché è cambiato il sistema, è cambiato. Prima si faceva l'open day sul teorico, adesso non si fa il pratico, che vuol dire ci sono le situazioni in stage in cui il professore insegna ai ragazzi e non decidono i genitori, perché oggi i genitori vengono lì ma non sanno affrontare bene il problema. Decidono i ragazzi su cosa vuol fare e ci capita che le scuole poi prendono o non prendono, perché anche noi abbiamo lì handicappati, drop out per esempio. Drop out sono in parte, ci sono drop out. E affrontiamo, fanno i lavori più brutti che ne sono fatti, alle zauli, tutti i propri pezzi. La cittadinanza servono e poi vengono da mia mano. Quindi questo è un processo in cui, cioè, bene, come altri centri di formazione, stiamo tentando di fare anche lì. Perché il mercato c'è. Ma posso fare una domanda io? Sì. Perché è brutto il lavoro di idraulico? Perché nessuno vuole farlo. Questo è il problema. Ma non è che io continuare. Sono diverse, però. Perché adesso nessuno vuole fare il panettiere? È una stereotipo. Perché si trova di notte. Ma dove finirebbe brutto? Tutto probabilmente perché non è a fare l'ingegnere. Io ho degli ingegneri che a strategizzare e si sono messi a fare l'elettricista, per esempio. Perché erano tutti conti. Perché non trovano lavoro di là. Oppure certo. Vanno a lavorare in certi studi in cui non sono né pagati. Fanno cose un po' strane e non risolvono le loro esigenze. Ora, pur di vivere, fanno altro. Dalla ristorazione, io volontario porto oggi indietro da Como a Milano gente che va a fare il bar, perché non abbiamo una struttura in cui alle 10 di sera i ragazzi possono prendere il treno per venire a Como e così via. No. Ma li cerco i genitali, quindi li cercano qua. I camerieri che fanno i ristoranti, li cercano, siccome la mia è piena, però quei treni giustamente loro non viaggiano, o c'è qualcuno che li porta indietro, se no. Questa è un'esigenza che la struttura
non si può dire statale non funziona, non va avanti. Noi prima avevamo una brava assessore regionale in cui ci dava la mano, è cambiata e questa qua nuova non è in grado di gestire questo qua. Dobbiamo essere noi del CFP, anche per fortuna che nella Lombardia si è formata AERT, che è l'associazione in cui mette insieme tutte le CFP per ragionare, per portare avanti la politica sia adeguata agli altri. Grazie. Lasciamo a Mauro Borelli la chiusura della giornata. Sì, una chiusura. No, sono tanti spunti. Io facevo questa domanda perché mi domando, ma è proprio una domanda che faccio ad alta voce, ragionandoci insieme a voi, se questo concepire certi lavori come brutti, in generale, sia appunto qualcosa che inerisce alla fatica di quel lavoro specifico, che evidentemente c'è, il panettiere lavora di notte, o anche, magari soprattutto, non lo so, ha appunto una gerarchizzazione dei valori sociali che fa sì che oggi vediamo le cose in maniera diversa, ma non relativamente tanto alla, solo alla fatica, che è un aspetto, ma appunto a qualcosa che, c'è, che culturalmente è cambiato, perché alcuni lavori vengono visti in maniera diversa perché c'è questa gerarchizzazione del merito che fa sì che noi vediamo in maniera diversa. Questo è un interrogativo aperto su cui mi piacerebbe continuare a ragionare, ecco, perché... Beh, ma a nessuno piace fare l'operaio, credo. È come gerarchia, sì. Va bene, c'è gerarchizzazione, c'è un buono, però credo che sia un salto quasi naturale, no? Cercare di migliorarsi. E poi dopo il miglioramento non sfoci niente quello che si credeva. Però siamo sempre, sì, certo, però ha a che fare ancora con, cioè, ripeto, sono domande che mi faccio e vi faccio, no? Per ragionare, cioè, e ha a che fare per caso anche con le condizioni di lavoro, per cui, no? Certo, ripeto, la fatica, non si rende conto, sono lavori faticosi, ma ci mancherebbe. Ultimamente quelle economiche, perché guadagnano su loro gli ingegneri. Ci mancherebbe, però adesso è chiaro, non possiamo come dire, non, la fatica non è sindacabile, è la fatica. E quindi nessuno si permette di giudicarla. Però adesso sto facendo un altro tipo di ragionamento, cioè magari quel tipo di guardare il lavoro in quel modo ha a che fare solo esclusivamente con la fatica o anche al fatto che le condizioni di lavoro oggi sono peggiori. La ristorazione è un esempio tra tante, perché lì, no, siamo in una tale giungla, sono forme quasi di schiavismo legalizzato, dove si lavora senza contratti, in nero, retribuzioni, dove appunto non c'è, e in passato c'era, quella forza organizzata, sindacale in questo caso, che ti permetteva di migliorare le tue condizioni di lavoro. La fatica rimaneva la stessa, però non è sfruttato al punto tale. Cioè, capito? Cioè, secondo me nel ragionamento entro tanti meccanismi che vanno visti tutti assieme, ecco, questo è il discorso che volevo fare. No, dovremmo recuperare il valore di quei mestieri. Diventa veramente, esatto, un problema adesso, non si trovano più le persone che fanno così. Tra l'altro hanno un valore anche, diciamo così. Anche tutti gli artigiani. Esatto, tutti gli artigiani, certo, hanno un valore intellettuale in senso classico, ma hanno, cioè, una dignità di mestiere, di capacità, sicuramente quello è un percorso. Sì. Alle mie parti c'era un posto dove insegnavano a fare i muratori. Era fatto dall'impresa milanese del Lombardo. A un certo punto l'hanno ceduto, è diventato un istituto geriatrico. Praticamente forse può fare la valva, c'è dietro uno spazio, ma non è più quella volta, perché prima venivano un po' dove io dall'estero, venivo dal sud Italia. Ragazzi, io qua facevo disegnare un po' a fare il muratore, poi c'è stato il grande boom dopo gli anni 50-60 e
allora, adesso a fare un lavoro di volta le vengono da Bergamo e Brescia, nella zona tipica. No, adesso li formi sul campo, essere comunitario, li formi sul campo con tutti i rischi, magari anche pagati in nero, cioè non c'è più un sistema formativo di quei mestieri. Due minuti, visto che è già tardi e non voglio trattenervi oltre il previsto, però volevo rispondere su questi due punti. No? L'ascensore sociale è chiaro, non è che io mancherebbe, volessi mettere in dubbio questo aspetto del rompere le costrizioni sociali, no? No, che sono state così importanti negli anni del boom, che tornano ad esserlo oggi per altri motivi, con dei soggetti sociali cambiati, un problema di immigrazione, insomma, il problema rimane serio. Però mi domando se questa metafora non ci stia ritorcendo conto, perché quando si parlava di ascensore sociale negli anni 60 e 70, si aveva sempre in mente comunque un processo di emancipazione collettiva, cioè che, continuando con la metafora, questo ascensore era molto ampio. Oggi questa metafora si inquadra invece in un ascensore in cui, come dire, sempre continuando la metafora, entra una persona alla volta, no? Nel senso che ci entra da solo. E in quelli grandi si scende. E questo è in quelli grandi si scende. Magari, capito? Ecco, e questo è questo che, giocando sulla metafora, volevo mettere in... Non il fatto che i sistemi sociali devono essere rotti, questo deve avvenire sempre in qualsiasi epoca sociale, ma come avviene? Tra l'altro non sta avvenendo. Allora questo ascensore sociale non funziona solo per pochi, e siamo di nuovo alla dimensione collettiva individuale. È meglio la metafora del ponte dell'autobus. Com'è? È meglio la metafora del ponte dell'autobus. Invece, ecco, io sono in dissenso sull'altro punto, perché, cioè, io ho dedicato un po' di spazio, appunto, un capitoletto a questi documenti dell'Unione Europea, perché, come dicevo prima, da lì discendono tante cose. Allora, il capostipite è il libro bianco, così, che si chiama appunto Delors, che il titolo completo è Crescita, competitività, occupazione, che è del 93. Allora, da lì inizia tutto, è un documento di carattere generale, poi ne seguono di carattere più specifico negli anni. E lì questo documento dice che il principio fondamentale è, virgolette, la valorizzazione del capitale umano. Cioè, non è un dettaglio secondario. Qui abbiamo un documento dell'Unione Europea che all'inizio anni 90 incorpora nella politica un concetto preso dalla scuola di Chicago. Preciso, con le stesse parole, lo incorpora, cioè diventa politica dell'Unione Europea l'autorizzazione della scuola di Chicago. Non è una cosa da poco, perché da lì discendono tutti gli altri documenti, tra cui quello che citava lei, che è degli due anni dopo, nel 95, insegnare e apprendere verso la conoscita, la società conosciuta. Lì si dice a un certo punto, con una schiettezza che non è usuale in questi documenti, che sono sempre un po', no, circonlocuzioni, virgolette, non tutti possono evolvere in maniera analoga nella vita professionale, chiuse virgolette. Cioè, un documento dell'Unione Europea sancisce una diseguaglianza inevitabile nel fatto che c'è chi può andare su l'ascensore, c'è chi non ci può andare. Quindi l'Unione Europea non dice questo è un dato sociale, noi ci adoperiamo con le nostre politiche per rimuoverlo. No, è così. Cioè, anche questo non è una cosa senza conseguenze. E quello stesso documento... Perché, scusi, aggiungo una cosa velocissima, il benessere è finito, questa è la prova, è la prova che è finito. Non so, benessere... È anche una scelta. Vabbè, benessere è un concetto... Comunque, per finire su questo documento del 95, è un documento che inizia a mettere i tasselli precisi sulle competenze. E lì si teorizza una tessera personale, si chiama proprio così, che affianca, ma in prospettiva deve superare, il sistema dei diplomi. Il famoso valore legale che in Italia c'è, in altri paesi non c'è, eccetera. E questa tessera personale è ciò che ti accompagna. Allora, questa roba qua, però, per concludere, è
dobbiamo tenere presente che pochi anni prima, cioè nel 1989, c'è un'associazione in realtà che si chiama European Round Table of Industrialists, tavola rotonda europea degli industriali, che è un forum, lo potete trovare in internet, nel sito, in varie lingue, che è un'associazione che riunisce i leader delle più grandi multinazionali che operano in Europa, ed è un'azione che si prefigge, un'azione di lobby intesa in senso trasparente, no? Per questi fanno lobby sull'Unione Europea, no? Sappiamo che l'attività di lobby c'è ed è anche in parte regolamentata addirittura. Poi insomma, vabbè. Nel 1989 questo organismo ogni anno fa un rapporto su un tema, quell'anno lo dedicano a educazione e competenza e scrivono una serie di cose che sono poi, adesso purtroppo mi piacerebbe leggere un po', che sono esattamente poi le cose che con le stesse parole troviamo nei documenti europei a partire da tipo bianco di Jacques Delors, cioè i documenti europei hanno introdotto da un lato il concetto di capitale umano che deriva dalla scuola di Chicago e dall'altro pari pari hanno preso i concetti che l'European Round Table o Industrialist proponeva all'Unione Europea di prendere, tra cui la competenza, la competitività e il fatto che nella scuola il discorso delle abilità non cognitive, che loro dicevano già praticamente 30 anni fa, la capacità di relazionarsi in modo adeguato con gli altri non è solo un requisito sociale necessario alla coesione sociale, ma in misura maggiore, sempre maggiore anche al successo economico. Cioè, adesso ripeto, non ve lo posso leggere questo, però questa roba qua è esattamente ciò che, perché sono loro, questi industriali, che teorizzano la tessera personale, le competenze e l'adattamento attraverso l'apprendimento lungo tutto il corso della vita di queste competenze che servono ad adattarsi al mercato del lavoro in continua evoluzione. Sono loro che l'hanno teorizzato, l'Unione Europea che lo ha sussunto. Quindi io su quei documenti sono molto critico anche per questi aspetti. Cioè loro hanno, come dire, ceduto la sovranità politica all'industria privata. Questo è. Poi dopo andare a prendere qua e là nei documenti alcuni passaggi che invece sono interessanti, è chiaro che si può fare, però se li leggiamo nel completo non è così. Ma questi documenti sono delle direttive o sono soltanto delle credenze? Sono a vari livelli. Perché i libri bianchi sono appunto documenti politici di carattere non direttamente prescritti. Però poi da questo sono dei quadri politici, diciamo, che inquadrano determinati temi. Poi da questo si va nel dettaglio, man mano si devono essere le direttive. E le direttive, alcune sono di diretta applicazione, altre devono essere recepite negli ordinamenti, però devono esserci degli ordinamenti, il quadro delle competenze chiave, poi il quadro delle competenze specifiche, tra cui quelle imprenditoriali, sono state poi recepite per esempio dall'ordinamento italiano, con leggi dello Stato. Io volevo dire, è l'unico aspetto che porto per l'impresa privata, perché l'Italia fa anche sulle istituzioni di aziende, e sulla base di questo, l'obiettivo che ha per disegnare dei membri che sono purtroppo economici, è quello di mettere in competizione il personale. Cioè la competizione giornaliera è quella che porta come conseguenza finale a un merito economico anche in diretta. Questo è quello che succede nella realtà dell'industria privata. Mi comporta che il giovane chiede un po' per vincolarlo. È tutto anche di competenze, ma è tutto anche di una competizione concorrente, obiettivi. Che consente a una meritocrazia che crea un riconoscimento di varie forme di gratificazione, eccetera. Però purtroppo il passaggio in Italia, in un'impresa privata, è questo che succede in realtà. E va bene, questo è il risultato. Luca, volevi concludere con un tuo intervento? Veloce. Sintetico. Devi accendere il microfono.
Luca, microfono! Ho recepito, grazie. Volevo fare soltanto un saluto, un ringraziamento al dottor Boarelli e un richiamo alla prossima lezione, sabato 10 febbraio, sempre lì presso le Agli regionali, con Brunetto Salvarani. Il titolo del libro è Senza Chiesa e Senza Dio, presente e futuro dell'Occidente post-cristiano. Devo solo fare quindi questo saluto e questo annuncio per sabato 10. Per il resto le conclusioni le lascio a voi, grazie ancora a tutti. Grazie dottor Borelli. Non ci sono conclusioni, un applauso direi a voi, soprattutto al nostro relatore Paolo Borelli.